Chiudete porte e finestre e alzate il volume della vostra radio. Questo è un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure. Benvenuti. Eccoci qua e benvenuti al nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure che ogni settimana porta a casa vostra il meglio dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. Io sono Jack e come sempre sono in compagnia del Doc. Ciao ragazzi. Del Duca Conte. Benvenuti, pregiatissimi. E di Ale. Ciao ragazzi. Allora, episodio numero 306, siamo molto carichi, ormai l'anno... Come la Peugeot? 306? Eh sì. Ormai stiamo raggiungendo numeri degni degli retri delle automobili, pensate te. Ci invogliamo verso la 350. Sì, siamo verso il 5000 di cilindrata, sì. Serie 35000. Detto questo, io volevo salutare tutti quelli che ci hanno scritto, volevo salutare i nuovi Patreon, tutti quanti. Abbiamo proprio questa goccia continua ogni settimana, almeno un paio di nuovi Patreon cadono sempre nel lavandino del DBC. Bravissimo banda, e adesso appena si carica la pagina vado a salutare il mitico Rupan Sansei, questi sono i nomi che... Molto bene, sì Sansei! E... Il cui indirizzo email, che non dirò per intero, per ma privacy. È mistico.ale. Quindi salutiamo il mitico mistico Ale. Roberto Facchinelli, che penso che abbiamo già salutato settimana scorsa. Sì, faceva cos'è, il figlio di quello È il figlio dei Pooh, sì, esatto. Certo. DJ Francesco. Questo è Facchinelli. È soltanto per il popolino. Facchinelli è come lo chiamano nel privato. Sì, DJ Francesco. Ci sono due stanghette in meno. E ovviamente Tommaso De Benedetti, che non ha soprannomi di note, quindi insomma, soltanto... L'umile Tommaso. Tommaso. Poi, vabbè, ovviamente, ragazzi, dobbiamo anche toglierci il cappello di fronte al leggendario Flavio Collovini, che da quando è diventato patron per voi che ci seguite sapete detto che... il dottor Prosecco, esatto. Flavio è un produttore di vino che ci manda la cassa di Prosecco ogni Natale come regalo, e nonostante questo ha voluto lo stesso fare il patron da 3 dollari al mese. E da lì fa adesso, perché adesso mi sento meno in colpa quando vi chiedo le cose, e infatti a un certo punto mi ha chiesto una cosa di Chad e Thorn alle tipo le 11:30 di notte. Io fortunatamente ero lì col telefono. A parte che devi rispondere notte. Le 11:30 non è. Ah no, beh, giusto per te Ale, no? Ma no, le 11:30 prima serata, però. Prima serata per Ale, sì. A cavallo tra la cena, sta ancora finendo di fare i piatti. È il momento della birra di relax. Orari spagnoli. Quando comincia il relax, prima di ovviamente fare la notte a cose assurde. Allora, hai detto Tommaso De Benedetti o Benetti? No, ho detto Tommaso De Benedetti, invece è Tommaso De Benetti. Ecco, vedi. molto bene, bene, molto così, bene così. Anche nell'anno nuovo le tradizioni non vengono smentite. Sì, tra l'altro la cricca ormai pare che ormai abbiano sdoganato questa usanza, perché ormai la cricca sta regredendo a un livello è stato primordiale. Sì, cioè praticamente sono delle specie di bestie che vivono assieme e ormai i compagni o le compagne, diciamo i partner di coloro i quali sono iscritti alla cricca vengono chiamati Benedetta o Benedetto a seconda. Okay. Lo so come ci è arrivata questa informazione, ma ti dico di no. Sì, no, ma io lo so. Alessio Fonti, se tu sei autorizzato, io sono dentro e vi assicuro che non è vero. Io sono autorizzato a chiamare Benedetta o Benedetto qualsiasi compagno o compagna di. Ah, no, quello è diverso. È una cosa. Fra di loro non è che si chiamano Benedetto o Benedetto. È come chiamare John Doe qualcuno che. Aspetta, faccio il meme di Salvini. Ah, no? No, ok. Passeresti le Haribo, per favore? Grazie. Sì, un attimo, ecco qua. Abbiamo delle gustosissime caramelle che stanno girando per il tavolo. Io che monto l'episodio, quindi posso far tutto il rumore che voglio. Voi? No. Insomma, non è che hai la selezione apposta per te, grazie. Allora, bando alle ciance, siamo qua a mangiare. Adesso nessuno parlerà perché hanno tutti la bocca piena di Haribo. E quindi vado a se vi interessa, è il pacchetto, perché sicuramente qualcuno lo chiederà, è il pacchetto Frohe Weihnachten. Sì, delizie natalizie praticamente. Vedi che Max al tedesco? Sì. Ve lo dico sempre. Non faceva finta per impressionare le pulzelle quando era giovane all'università. No, lo sa veramente. Ricordavo i film di Eisenstein e... è tutta quella... E faceva, invece che Netflix and chill, faceva old black and white film and chill. Detto questo,
Partiamo con la prima grande promozione Magic Merchant dell'anno, con la nuova formula che adesso vado a spiegarvi. Quindi non indugiamo oltremodo, chiamiamo la sigla, facciamo le cose ordinatamente. 3, 2, 1... Il sito magicmerchant.it è sponsor del The Witch Paris Club e a partire da questo gennaio 2024 siamo veramente orgogliosi di aprire le porte alla fabbrica Wonka, detta anche DBC, detta anche... sezione DBC del sito Magic Merchant, sezione rinnovatissima, molto bella, gestita in maniera un po' diversa da quello che succedeva negli anni scorsi. Quando arriverà la scatola di Magic Merchant potreste trovare dentro il biglietto d'oro del DBC che vi dà libero accesso alla taverna del DBC, giusto? Esatto. Sì. Esatto, è una cosa che esiste sicuramente. E detto questo, andiamo a vedere come funziona la promozione di quest'anno. Spiega allora, bene che è la prima volta. Spiego bene. Abbiamo un codice di sconto legato esclusivamente e sarà per tutto il 2024 legato esclusivamente a questa categoria DBC Special. I giochi ruoteranno con cadenza settimanale o bisettimanale, a seconda se non facciamo in tempo a cambiare, rimangono lì anche un'altra settimana, ma più spesso che no andremo a modificare i titoli man mano. I giochi all'interno di questa categoria sono scontati del 20%, ma ogni settimana il codice d'accesso cambierà, il codice di sconto cambierà. E questa settimana tutti i titoli dentro DBC Special, dentro magicmerchant.it... Lo diciamo a fine puntata? Così Pallozzi è fregato? No dai, è la prima, facciamo livello easy. Va bene, poi okay. Andiamo a livello extra hard. Li mettiamo in mezzo a verso caso. Fine anno, esatto. Verranno fatti dei mini giochi per riuscire a risolvere. Un escape room per capire quali giochi in realtà vanno in sconto. Comunque, per ottenere il 20% di sconto su tutti i giochi presenti all'interno della categoria di PC Special, questa settimana fino alle 23.30 di mercoledì prossimo dovete digitare il codice di sconto DBC20 cricca, tutto attaccato, tutto maiuscolo, DBC20 cricca. Ok, non è che solo quelli della cricca possono farlo. E non l'abbiamo scelto noi. Lo possono fare tutti, però volevo omaggiare questa community di amici e follower. Quindi in questo modo tu la riconosci ufficialmente? No, sì, perché anche se non fai parte della cricca, tu puoi usare lo stesso DBC20 cricca. Ricordatevi, DBC20 cricca funziona solo all'interno dei giochi, all'interno della categoria DBC Special, punto esclamativo, all'interno di Magic Merchant. Allora, i giochi che scegliamo sono giochi che normalmente ci piacciono o ci sono piaciuti o fanno parte del nostro passato, ne abbiamo parlato in tempi anche non sospetti. Non prendiamo la percentuale sui numeri venduti, per cui è una cosa che facciamo per cercare di, come dire, tra virgolette, spingere anche giochi che noi riteniamo validi, e poi negli interventi vi abbiamo anche spiegato perché sono validi quei giochi lì, per chi sono soprattutto indicati, per cui avete, come dire, tutte le informazioni del caso per poter scegliere e per poter comunque effettuare eventualmente l'acquisto. Ricordatevi che il codice va scritto all'atto dell'acquisto e ricordatevi anche che magicmerchant.it offre la spedizione gratuita da €40 in su, come è un prezzo molto competitivo, no pochi, molto ragazzi, buono, e che secondo me vale la pena di essere approfondito. Andatevi a vedere alcuni dei titoli che abbiamo deciso di selezionare e in futuro potrebbero o non potrebbero esserci per i nostri Patreon dei sondaggi dedicati per capire che giochi, quindi a volte i giochi messi in questa categoria saranno addirittura scelti dal pubblico. Questo avverrà più o meno più avanti quando roderemo il meccanismo. Sono basito. Speriamo che tutto funzioni correttamente. Se non funziona correttamente, mandateci un messaggio, faccio il segno della croce. Ti scongiuri. Speriamo di non passare l'intero weekend a sistemare i codici di BC Special. Ma insomma, spoiler, ricordatevi. Yes, succederà. Ricordatevi DBC20 cricca, senza spazi, tutto maiuscolo, tutto attaccato. DBC20 cricca. E con questo speriamo. Il 20 in numero. Il 20 è il 20 numero, sì, no, non in lettera. Hai ragione. In lettera. DBC 20 cricca, esatto. Tutto attaccato, tutto unito. DBC 20 20 in numero, eh? Sì, non in lettera. Futuro, ma sarà... cricca con la I e la A o con l'1 no. E il 4? CRICCA. Detto questo, il codice avrà sempre DBC 20 e poi metteremo sempre delle cose a fantasia dopo il 20. Però per questa settimana è DBC 20 cricca.
Dubbi, domande, richieste, ragazzi, anche voi. Da parte nostra no. No. Ma preparati a rispondere a molti messaggi su Facebook. No, no, no. Scrivono D, proprio D-I, B-I, C-I, e non funziona, cose così. D-B-C-2-0-C-R-I-C-C-A. Potrebbe tornare la moda di banda che tipo ti hackera il codice sconto con Vivi in C e cazzate sì. No, 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 ti prego. Sarebbe deleterio. Ok ragazzi, questo è quanto e questa informazione ce l'avete solo voi che ascoltate il DBC. 3, 2, 1... E andiamo a bomba sull'episodio di oggi. Beh, innanzitutto spero, ritorno un attimo su quello di invece settimana scorsa. Io spero che vi sia piaciuto la nostra grande miscellanea, un nuovo formato che abbiamo deciso di introdurre a inizio anno perché avevamo un sacchissimo di materiale veramente da... che era rimasto fuori dalla mitica diretta del 16 dicembre e per cui secondo me era giusto parlarne, era giusto dare voce anche a chi ci ascolta, era giusto fare un po' un giro, un grande giro di opinioni, un grande giro democratico di opinioni attraverso tutti i giocatori che ci seguono. È chiaro che quello che è venuto fuori è abbastanza netto, nettamente, il fatto che insomma Hit è abbastanza dominato i gusti dei nostri ascoltatori, però detto questo abbiamo ricevuto comunque tantissime email, abbiamo anche avuto modo di, io per esempio devo ringraziare Chicca TNT della Tana dei Goblin di Verona che per esempio mi ha consigliato questo spots e quindi anche noi ci siamo messi a provare roba che magari non conoscevamo, quindi è stato bellissimo avere questo scambio con gli ascoltatori. Io con Chicca, Branco e Pippo Riva ho provato ieri sera Heavenfall. Ecco, e com'è andata? Non posso dirlo perché è candidato per essere selezionato. Sì, no, ma com'è andata? Mi è piaciuto, no? Però è andata molto bene, nel senso che ho vinto. Oh, è questo volevo sì, dire. Ma vuoi dire mi è piaciuto o no? No, mi è piaciuto. Non può dirlo. Mi è piaciuto. Sì. Sì, si può dire quello. No, non posso dire che sia un gioco di merda, sia un gioco fighissimo. Ah, ok. Devi tenerti un po' neutrale. Devo stare nella zona del grigio. Va bene, va bene. Però... bene, questo weekend Ale, io e Ale non saremo a casa. Sì, infatti. No, volevo dire che questo weekend... No, il weekend scorso? Sì, il weekend appena trascorso, Banda e Mac invece sono stati a DG Nazionale. Ma sono morti lungo la strada per il loop temporale. Nuovamente anche questa edizione, come ogni anno c'è l'estate più calda della nostra vita, ormai le edizioni di DG segnano un record dietro l'altro e ogni anno adesso c'è l'edizione più grande di quelle che si sono mai viste. Ci sono 426 prototipi. Tre giorni, 426 prototipi. Cioè, se riusciamo, una sola top 5. Se riusciamo a provarne un ventesimo, siamo bravi. Sì. Beh, insomma, quanti ne provate nel weekend di solito? Riusciamo a farne un 10-15. 15, dai, 15. Dipende un po' dai giochi e dalla durata. Il punto è questo, per provarne tanti di sicuro non andiamo a provare gli V-German. Ecco. Ah, beh, certo. Però, perché... ecco, l'organizzazione quest'anno, l'aveva già detto l'anno scorso, ma quest'anno ha ribadito e ha invitato soprattutto chi porta giochi complessi, che hanno bisogno di una certa durata per far vedere il loro flusso di gioco, a cercare di fare una partita un po' guidata che dura al massimo 45 minuti, un'ora, per permettere a più persone di provarlo e soprattutto di farsi un'idea se il gioco funziona o non funziona, perché purtroppo nelle scorse edizioni è capitato che qualche prototipo, magari che si pensava fosse anche in stato piuttosto avanzato, ha rivelato poi delle difficoltà, criticità che non permettevano diciamo una partita morbida e però magari teneva inchiodate le persone 2 ore al tavolo, quindi anche questo a beneficio di tutti gli aspiranti game designer, quando portate i vostri progetti soprattutto all'idea G nazionale, badate a questa cosa, perché la gente ha voglia di provare tante cose, voglia soprattutto di avere delle esperienze di gioco piacevoli, quindi se li aiutate, se li coadiuvate in questo, proponendo magari una serie di turni che vi permette di far vedere tutte le particolarità del vostro dovete gioco. Dovete fare il prototipo eccetera. Del prototipo. Ma no, è una specie di demo, ecco, come alcuni giochi hanno una sorta di scenario introduttivo, dove ti fanno vedere le meccaniche principali e dopo approfondiscono gli scenari successivi, così secondo me... può essere fatto anche per vedere l'idea. È una questione proprio di freddi numeri. Se tu vai lì per raccogliere il maggior numero di feedback da gente fidata, che siano editori, che siano autori, stampa, eccetera, e in un giorno fai 2 partite perché il tuo gioco impiega 4 ore, alla fine sei andato lì per niente. Sai chi ha fatto lo stesso ragionamento, secondo me? L'autore di Hegemony, che io e Ale proveremo invece il weekend, il 20. Questo weekend che viene. Sì,
Il 20 gennaio siamo a Cappella Maggiore per il, l'ormai quarta, sì, per la quarta volta, credo. Io la quarta volta. Vista neve, tra l'altro, eh? Oh, boh. Vabbè, insomma, sì, tutta autostrada. Le, sì, no, so. Cioè, le come invernali. E comunque, Ale, da qua al 20. No, infatti. Io devo andare giù a... a Bologna. A Bologna? Beh, no, se, ma puoi, sì, parlarne o ti vengono, no, non credo, ti vengono, cioè, a prendere a casa? No, no, figurati, no, no. Ho ricevuto un invito esclusivo per un evento Asmodee Italia che è... tipicamente... abbiamo ricevuto, sì, anche, sì, tu, cazzo, no, sei l'unico, sì, che può andare, ma mannaggia. Dico ho, oh, perché sì, è, sì, i giochi che si faranno tendenzialmente me ne occupo io. Sai qua bene che devi tornare a casa con uno solo di quelli. Ok. Sai bene quale è. In pratica è un evento che è legato tipicamente, cioè di solito è legato appunto ai negozianti, però in via straordinaria sono stato invitato a siamo stati invitati a partecipare, e si tratta della presentazione per appunto tutta la rete dei negozianti di Star Wars Unlimited, il trading card game, la domenica, mentre il lunedì ci sarà la presentazione di Altered, della Equinox, che ha una partnership appunto con, sì, Asmodee, quindi Asmodee sarà il distributore del gioco in Italia tutta la giornata di lunedì, quindi no, ragazzi, no, non vedo l'ora di provare, sì, tra l'altro... per 48 ore non farò altro dalla mattina alla sera che giochi di carte, no, ma siamo in tornei, sì, cioè la domenica c'è la presentazione, il panel, come è successo, sì, a essere. E poi c'è il torneo, pranzo, torneo, cena, e il giorno dopo altre, sì, infatti è interessante secondo me che Asmodee abbia deciso di fare questa cosa, perché significa che molto probabilmente supporterà i due titoli, vabbè, sì, in maniera sostanziosa, ecco. Entrambi, sicuramente più Star Wars Unlimited che Altered, perché di Altered, ok, crede nel progetto, lo porta in Italia, ma secondo me, a giudicare proprio da come si sta organizzando, dalla pubblicità e da tutto, secondo me loro hanno investito tantissimo su Star Wars Unlimited. Mm-hmm. Sì, poi ricordiamo che Altered comunque avrà il Kickstarter in partenza, parte adesso, fine mese. Parte adesso, sì. No, quindi... io non parlo del Kickstarter di Altered, sì, sì, lascio no, l'ultima lavanda. Allora, io invece sono molto contento di provare Hegemony, e ci sarà un reportino dopo questa giornata passata in compagnia di questo gigantesco gioco di simulazione di, come dire, dinamiche sociali da 20° secolo avanzato. A me piacerebbe molto fare lo Stato. Lo Stato ti che vedrai bene anche in quella parte lì. Lo Stato che gestisce una bella, vuol dire, fare dei bei tribunali dell'Inquisizione, queste cose qua, mi piacerebbe molto segare le gambe alla borghesia, ma allo stesso tempo far sparire... Ah, no, quello... Sai che lo Stato è un po' il prostituto di Hegemony, no? Certo, quello devi che... devi accontentare nessuno e fare tranquillo con tutti. Lo so, lo so, è un ruolo, ma io sono... mi piace molto dare un bastone carota, no? È la democrazia cristiana. Un colpo al cerchio, uno alla botte. Sì, qualcuno ha un altro detto da sparare. No, è la democrazia cristiana. Vabbè, comunque, dai, alla fine io e Ale vi sapremo raccontare, spero, questa esperienza fatta appunto dal vivo sul tavolo, finalmente, di questo gioco che promette grandi cose, promette davvero di essere un titolo galattico, come è anche stato confermato da diverse mail che sono arrivate. Più che altro nessuno ci ha mai detto, dopo averlo provato, che è un brutto gioco, sì, nessuno. O perlomeno non è un gioco che ti lascia indifferente, no. C'è un gioco che veramente segna l'esperienza di noi giocatori, e non vediamo l'ora di provarlo. Bene, dette queste piccole cose, se vediamo se c'è qualcos'altro di cui volete far partecipare il nostro pubblico prima di entrare nel vivo della trasmissione. Sì, mi è arrivato Black Rose Wars Rebirth, non vedo, sì, l'ora di farvi provare la modalità con i quattro cavalieri dell'Apocalisse, ragazzi. Come sta andando? Siamo carichi. No, sta andando bene, bene, sì, sì. Bene. Si vede che hanno fatto veramente una versione 2.0 del gioco, ripulita sotto tutti i punti di un bel fine tuning, sì, davvero, cioè, ecco, ci siamo, faccio anche un richiamo alla mia diciamo quotidianità ludica, che un po' diciamo non è, magari non posso mettere come in formato classico di, sì, intervento, però volevo farvi presente, e lo faccio presente anche a voi, caro pubblico, che è uscito in italiano per Ravensburger, sì, Licantropo, che è la versione italiana, sì, già da un tot, del leggendario, sì, sì, è già da un annetto, però è stata la prima volta che sono riuscito a giocarla. È
Licantropo non è altro che la trasposizione in italiano del leggendario One Night Werewolf, tradotto come Licantropo, cambiato anche il formato, rifatta la scatolina, rifatta l'app per l'italiano. C'è questa fantastica scatolina con tutti i personaggi in doppia lingua italiano-spagnolo, per carità, va benissimo così. Prima, ma la grafica è sempre la stessa, però. Sempre la stessa, i componenti bellissimo. Sono sempre gli stessi. Il gioco resta, secondo me, il king assoluto della deduzione dei ruoli nascosti, della deduzione sociale a livelli proprio altissimi, in cui ti vengono date praticamente... E mi sono reso conto, facendolo giocare anche a giocatori che non l'avevano mai giocato, come il gioco veramente ti mette a disposizione proprio una serie di... Magari farò l'intervento un po' più strutturato, perché effettivamente non so ancora se ne vale la pena, sto decidendo, però ragazzi, è una scatoletta, costa meno di 20 euro, è il top assoluto. Quando sei tutti i lupi contro lupi, lupastri, lupotti, questo è il gioco da avere, perché è un gioco che le partite durano 6 minuti, tutti si divertono un casino, c'è una possibilità di fare dei bluff, dei controbluff anche semi cooperativi, sì. Che è una roba mai vista prima, consigliatissimo. Insomma, diciamo che alla prova dei fatti mancava l'italiano, adesso l'italiano c'è e quindi no more excuses. È arrivato anche l'espansione Prima Luce, ovvero Day Break, però quello è... Allora, io l'espansione del vecchio ce l'ho e fai fatica a giocarla perché ma c'è talmente tanta roba già in quella base, poi sì, ma anche i poteri dell'espansione sono tali, sì, che cominci a mettere dentro lupo alfa, sì. Il cavaliere, cominci a veramente a mettere una serie di strati sopra il core del gioco che fai fatica a gestire. È chiaro che se poi c'hai la compa che si trova 2 ore tutte le settimane a un certo punto, però vabbè, sono altre storie che racconteremo in altri episodi, perché oggi invece è il momento di Banda, che apre l'episodio, apre diciamo lo spazio interventi di questo episodio numero 306 con Tuned di Ale Cuneo, finalmente dopo 4 anni che vidi il prototipo Idea G nel 2023 sono riuscito ad avere il prodotto finito, che Thunder che fa completamente rivoltato come una calzetta, perché siamo partiti da Vasi e Fiori, abbiamo finito i Musicanti di Brema con praticamente una confezione veramente ultra lusso, sontuosa. Ecco, quindi in realtà sarà un mini intervento di 10 minuti, perché comunque il gioco è un astratto, è un Tris 3D, per cui non è che si possa dire chissà che cosa. Esatto. Però cercherò di fare un po' di costume, un po' di rendere merito a questo prodotto che ho aspettato per 4 anni e alla fine sono... Ma quando è che è arrivato Banda? Qualche mese fa, no, in totale dai 6 mesi fa più o meno. Sì. E quindi vabbè, insomma, un po' 4 anni di distanza. Parti, però diciamo che il gioco, tra l'altro, credo si trovi in italiano. Sì, lo vende. Sì. Dunque, quella Thundergriff, credo Genos. Potrebbe essere, ecco. Sì. È totalmente indipendente dalla lingua. Sì. È un Tris 3D, semplicemente ha 2 regole in croce, perché è un Tris invece che su 9 caselle su 27, perché appunto è un 3x3x3. E con gli animali, cioè ovviamente il suo punto di forza è la trasversalità, nel senso che è un gioco che tu prendi per giocarci con la famiglia, con i figli, con gli amici. Puoi farci partite con Pippo Riva, di quelle che ti si scioglie il cervello, e partite con l'amico casual che non ha mai giocato, ma che comunque, essendo un meccanismo basato sul Tris, anche se 3D, puoi tirare al tavolo chiunque. E poi è molto bello perché è inscindibile dal suo lato estetico, cioè Thundergriff l'ha trasformato in una piccola opera d'arte. Tra l'altro è proprio una bella idea, secondo me, quella di sfruttare i Musicanti di Brema per questa cosa della crescita in verticale, è un po' più ambientata rispetto ai Vasi e Fiori iniziali, ecco. Sì, Mac, sei sicuro? Sono ma sicuro. Ascolta, ma la scatola a forma di libro, è perché ce ne sono... No, perché la Thundergriff fa spesso, per esempio anche Hatz aveva una scatola più piccola fatta a forma di libro, cioè... Il loro ragionamento è: poiché ogni gioco da tavolo esaurisce presto o tardi il suo ciclo vitale, allora affinché tu non lo rivenda all'istante, noi creiamo una confezione, un'estetica così bella e accattivante che tu lo vorrai tenere per sempre nella tua libreria. Sì, in effetti. E sono veramente uno più bello dell'altro. Non lo fanno con tutto, cioè non è che Darwin's Journey ha quella confezione lì. A meno che Ale, non so se la versione deluxe avesse... Sì, ma che tipo che fosse con la scatola in legno, però dico... Ma di cosa, scusa? Di Darwin's Journey. No, Ale sta defustellando. Sì, sì, sì. La scatola è più grande,
perché ci sono tutte le plancette. Però è di un materiale normale. Sì, sì, materiale non normale. Non è che ha fatto forma di libro. No, quello, okay. No. Semplicemente fatto... è più grande perché c'è molto più materiale dovuto a proprio al tutto il discorso della Deluxe. No, secondo me quel tipo lì di struttura, addirittura libro, eccetera, lo tengono per i giochi più smart, tipo Heads, tipo questo. Quindi quelli più piccolini. Più compattini. Più sì. compattini, sì. Ma è veramente bellissima come idea. Allora, vai banda con Hats. No, e... con Tuned. Sì, con Alec. Mi è rimasto in testa Hats per qualche motivo. Va bene, Tuned di Alec Cunha. Badunch. No, ti giuro che non volevo neanche dirlo. Totalmente non voluta, ma si vedeva. Come Frank. Che tra l'altro è appoggiato al tavolo oggi. Il lupo perfetto, il lupo che non sa di essere. Che non sa di essere. Va bene, vai banda. Un uomo aveva un asino che lo aveva servito assiduamente per molti anni, ma ora le forze lo abbandonavano e di giorno in giorno diveniva sempre più incapace di lavorare. Allora il padrone pensò di toglierlo di mezzo, ma l'asino si accorse che non tirava buon vento, scappò e prese le vie di Brema. Là, pensava, avrebbe potuto far parte della banda municipale. Dopo aver camminato un po', trovò un cane da caccia che giaceva sulla strada, ansando, come sfinito da una corsa. «Perché soffi così?» domandò l'asino. «Ah», rispose il cane, «siccome sono vecchio divento ogni giorno più debole e non posso più andare a caccia. Il mio padrone voleva accopparmi e allora me la sono data a gambe. Ma adesso come farò a guadagnarmi il pane?» «Sai», disse l'asino, «io vado a Brema a fare il musicante. Vieni anche tu e fatti assumere nella banda». Il cane era d'accordo e andarono avanti. E poco dopo trovarono per strada un gatto dall'aspetto molto afflitto. «Ti è andato storto qualcosa?» domandò l'asino. «Come si fa a essere allegri se ne va di mezzo la pelle? Dato che invecchio, i miei denti si smussano e preferisco starmene a fare le fuse accanto alla stufa invece di dare la caccia ai topi. La mia padrona ha tentato di annegarmi, l'ho scampata, è vero, ma adesso un bel pasticcio. Dove andrò? Vieni con noi a Brema, ti intendi di serenate, puoi entrare nella banda municipale». Il gatto acconsentì e andò con loro. Poi i tre fuggiaschi passarono davanti a un cortile. Sul portone c'era il gallo del pollaio che strillava più non posso. «Strilli da rompere i timpani!» disse l'asino. «Che ti piglia?» «Ho annunciato il bel tempo», rispose il gallo. «Perché? È il giorno in cui la Madonna ha lavato le camicie a Gesù Bambino e vuol farle asciugare, ma domani, che è festa, verranno ospiti e la padrona di casa, senza nessuna pietà, ha detto alla cuoca che vuol mangiarmi l'esso, così questa sera devo lasciarmi tagliare il collo. E io grido a squarciagola finché posso». «Ma che cresta rossa!» disse l'asino. «Vieni piuttosto con noi e andiamo a Brema. Qualcosa meglio della morte lo trovi dappertutto. Tu hai una bella voce e se faremo della musica tutti insieme sarà una bellezza». Al gallo piacque la proposta e se ne andarono tutti e quattro. L'asino, il cane e il gatto suoneranno seguendo le indicazioni del gallo finché non si saranno esercitati abbastanza da sentirsi sicuri di esibirsi di fronte a un pubblico. Riusciranno a suonare allineati come una vera banda? In Tuned, due giocatori piazzano e muovono gli animali per creare una linea di tre animali dello stesso tipo. Alcuni animali possono essere impilati e solo quello in cima al gruppo viene considerato ai fini della linea. Vince la partita chi dispone per primo il terzo animale uguale in fila. A Idea G 2019, la domenica pomeriggio, Roberto Perstring mi venne incontro, mi prese sotto braccio e mi disse: «Senti, vuoi provare il miglior prototipo di questa edizione? È un astratto, un gioco semplice del Tris in 3D, coi vasi e i fiori. Tutti gli autori italiani presenti hanno chiesto all'autore di giocarci per provare a romperlo. Beh, ci abbiamo giocato tutta la notte, senza riuscirci. Ora sediti e giochiamo, poi mi dici cosa ne pensi». Dopo una sola partita, desiderai solo farne subito altre 100. L'idea di un Tris 3D era così semplice ma geniale da risultare irresistibile e tremendamente addictive. Supplicai l'autore, Alessandro Cuneo, di tenermi aggiornato sul prodotto finito perché ero certo che per quel prototipo avesse già ricevuto svariate proposte dagli editori presenti. Ogni anno a Play e a Essen lo incontravo e gli chiedevo conto del gioco e lui temporeggiava. Dovetti aspettare il 2023, ben 4 anni per avere tra le mani il prodotto finito. Certo, da fiori e vasi e musicanti di Brema ne ha fatta di strada quest'idea chiamata Tuned. Ho rosicato nell'attesa, ma col senno di poi posso dirvi che è valsa la pena aspettare tanto vista la forma che Thundergriff è riuscita a dare a un astratto basato su un'idea così popolare. È impossibile scindere forma e sostanza parlando di questo gioco.
Essendo un astratto, esso dovrebbe difettare la base di estetica e materiali a favore di un gameplay asciutto, sintetico, longevo e terribilmente profondo. Thundergriff, però, è famosa per trasformare i suoi giochi in piccole opere d'arte, in cadeau, che terminato il proprio ciclo vitale restano in collezione a vita, come pezzi pregiati o vini d'annata. Tuned si presenta in un contenitore di grandi dimensioni, in proporzione al gioco che contiene. La cover rosso-vermiglio a forma di libro è meravigliosamente illustrata da Paolo Voto con un affresco dei musicanti di Brema, l'ensemble creato dai fratelli Grimm per insegnare ai bambini l'importanza del lavoro di squadra, a non arrendersi di fronte alle difficoltà e a fare delle proprie diversità un punto di forza. Aperto lo scrigno, appare maestoso un set di miniature bianche, arancioni, grigie e blu, rispettivamente due galli, quattro gatti, quattro cani e quattro asini. La grandezza e la bellezza delle miniature oscurano completamente la minuscola plancia di gioco ripiegata al centro e il manuale di regole finemente decorato. Overproduction ai massimi livelli, amici. I borsa strati supernova a confronto figurano come uno splotter davanti a un lacerda, senza però costare come una Jaguar pur essendo esteticamente in imbarazzo. Aperta la plancia fienile a 9 caselle in mezzo al tavolo, ogni giocatore prende possesso di un gallo e due musicanti per tipo. L'ultimo dei due ad aver ascoltato un concerto può dare inizio alla partita. I galli, direttori d'orchestra, siedono ai lati del fienile e dirimono le azioni da svolgere. Gli altri animali entrano in gioco e si muovono nel tentativo di formare una qualsiasi configurazione di tre pezzi, orizzontale, verticale o diagonale, che vista dall'alto mostri sempre e solo lo stesso tipo di animale, gatto, cane o asino che sia. Back and forth, dai e vai, avanti e indietro, un'azione a testa. Il giocatore di turno può piazzare un animale in una casella libera o sopra un altro animale di un certo tipo già in gioco, oppure può muovere un animale singolo o più animali da una stessa casella a un'altra a sua scelta. L'asino, col suo tamburo, può occupare sempre e solo caselle vuote. Il cane, col suo trombone, può anche sedere sopra l'asino. Il gatto, col suo violino, può anche sedere sopra il cane. La griglia di gioco, quindi, è un 3x3x3. Le normali 9 caselle 2D del Tris, che tutti conosciamo, diventano qui 27 caselle 3D da occupare e svuotare ancora e ancora nel tentativo di ottenere un preciso schema a scelta tra tre possibili per vincere, tre gatti, tre cani o tre asini in fila. Sino a quando si ha a disposizione almeno un pezzo in riserva, non è mai possibile muovere pezzi due turni di seguito. Bisogna spezzare più movimenti con un piazzamento. Quando non si può più piazzare nulla, si prosegue muovendo e basta. A inizio partita ogni giocatore possiede solo due animali per tipo. Dal momento in cui un animale entra in gioco, esso appartiene a entrambi i giocatori. Non è mai possibile invertire l'ultima mossa dell'avversario per disfarla. Tuned è quello che noi del DBC chiamiamo in gergo un astratto molto ben vestito. Tuttavia, l'escamotage di abbellire ciò che è inconsistente per venderlo qui non si applica, poiché al centro dell'opera c'è un gameplay interessante e profondo nel suo segmento. Ovvio, è un astratto, si vince praticamente sempre per un errore altrui. Ovvio, è un Tris 3D con un tema di cartapesta. Quello promette, quello mantiene, canterebbe Amra. Ma al di là delle sfide cerebrali che questo gioco può offrire a programmatori, ingegneri e disagiati vari, Tuned è il compromesso ideale per la famiglia. Il regalo perfetto per Natale, compleanno o anniversario che sia. Da intavolare col partner o coi figli o con gli amici più casual, il gioco si dimostra estremamente versatile lasciando spazio al divertimento per tutte le tipologie di giocatore. Tuned non annoia i detrattori dei regolamenti, non discrimina i giocatori con un QI inferiore a 150 o quelli troppo giovani o troppo vecchi. Una partita dura al giusto. Le scelte sono solo due ogni turno, ma entrambe danno vita a un albero di possibili futuri che solo Polatrides potrebbe scrutare. Quanto basta, insomma, per un astratto ben vestito da giocare in famiglia. Ah, dimenticavo, un astratto finalista a Mensa Ludo 2023. Compatisco quegli utenti che su BGG lo puniscono con voti bassissimi perché a loro detta il gioco non inventa nulla, come se l'originalità, e non la qualità, nel mondo dei giochi da tavolo fosse la cosa che separa le pecore dai capri. Tris, quello che noi tutti conosciamo, è un gioco risolto, esiste una strategia precisa che, se seguita, permette di ottenere il risultato migliore in ogni singola partita. Due giocatori che seguono entrambi la stessa strategia corretta pareggiano sempre. Qui arriva Lecuneo che trasforma un semplice, vetusto, scontato passatempo in un gioco interessante, capace di stimolare abilità logiche e strategiche attraverso soluzioni di design originali e creative. Se vi piacciono gli astratti curati e pucciosi, insomma, con tutti i pregi e i difetti insiti nel loro segmento, Tuned è un acquisto obbligato, amici. In caso contrario, sono certo che
Sarete comunque in grado di apprezzare il lavoro fatto per dar vita a qualcosa di fresco e croccante, ma dal sapore familiare. E rieccoci di nuovo. Dunque, sta a me adesso lanciare un intervento che in realtà non è ancora stato non fatto. Non esiste ancora. Che verrà fatto. Perché sto parlando... Che sarà stato fatto. Sto sarà parlando di Ale... Sto parlando di Bandas and Macs IDAG Top 5. La classica, come dire, classifichina di fine weekend di IDAG. È un... ovviamente il nostro è loro, perché io e Ale non ci saremo. No. Però... è un tentativo, come dire, di dare un attimo delle idee e di mettere un attimo in fila quello che è successo, perché sennò sarebbe un enorme elenco di cose fatte. No, esatto. E l'intervento non sarebbe sicuramente interessante neanche per voi che lo ascoltate. Ma anche un po' il termometro della nostra esperienza. Bravissimo. Perché comunque tu arrivi lì e dicono: ok, ma la domanda che io farei dall'esterno è: ok, ma hai provato qualcosa di veramente figo? Perché, ripeto, come ogni anno succede che ci sono delle cose che promettono molto bene e a cui manca veramente poco, la classica scintilla per veramente dimostrare tutto il loro valore, e altre che sono magari semplicemente dei buoni giochi di tante cose già viste che però funzionano, e già quella è una bella cosa. Infatti quest'anno credo che, appunto, dicevamo prima, 426 prototipi che si sono iscritti per i tre giorni, immagino che ci sarà parecchia pasturona direi. Poi bisognerà vedere, appunto, se alla prova dei fatti queste promesse vengono mantenute. Quando avete intenzione di registrare questo pezzo, ragazzi? No, beh, noi la top 5 la faremo sulla strada del ritorno, perché abbiamo 2 ore da Parma fino a Vicenza. Beh, e poi due ore con le gatti. E poi Mac confezionerà, insomma. Farò io un po' il resumé per tutti e due, ecco, di questa. Come di ogni questa anno, cosa. Alla fine la tradizione è questa: facciamo la top insieme, ma poi Mac confeziona, diciamo, anche lui il tocco finale, perché comunque ci sarà anche modo di poter ringraziare magari in particolare qualcuno. Metti che è successo qualcosa, ringraziamo qualche autore, ringraziamo qualcuno che ci ha fatto provare un gioco particolarmente figo, gli amici, anche perché quest'anno veramente c'è una marea, anche di non una marea, però secondo me ci sono anche diversi nostri cultisti che hanno ambizioni da game designer, certo, che vengono a legittimamente a portare, tra l'altro, appunto, certo, i loro prototipi. Infatti, quindi... siamo curiosi proprio di vedere queste cose. Sì. E appunto, l'unica cosa, l'unico nemico è il tempo fisico, perché e la stanchezza. E la stanchezza, perché comunque io sono sincero, dopo IDAG è come andare al mercato, cioè tu sei circondato da decine e decine e decine di tavoli e tipo centinaia di persone ogni secondo della giornata, dall'alba al tramonto, e alla sera sei veramente diverso. Sei bello perché, cotto, sì. Diciamo, incontrare un sacco di persone che normalmente non puoi incontrare in giro. Quindi rivedi un sacco di amici, gli autori, gli editori, i colleghi e i cultisti. E tutto il giorno tu parli, provi, cioè alla fine la sera sei veramente bollito. Sei cotto, cotto, sicuro. Sì, quindi è un'esperienza stancante, però premiante a suo modo. Quindi ce la fate registrare qualcosa. Sì, poi con calma, una volta ritornati a casa, faremo questo resumé, vediamo un po' di tirare le fila di questo weekend e dare un'impressione. E soprattutto ti diremo se abbiamo battuto Paolo Mori a esatto. Pre Another Day. Ah, lui è il gran magister di Pre Another Day. C'è la prima grande sfida. È quello che ha lanciato la moda. È presente come quelli lì che fanno le arti marziali, quelle farlocche, dove arriva uno pugnale. E fa dei fenomeni, tutti, incredibile. Vediamo, arriveremo col pugnale vero, caro Paolo. Io ho scritto: ti stai allenando, il metto nella mia mente. Cioè, lui è come Sherlock. Mentale. No, Paolo Mori è come Coso, è come AlphaGo, cioè gioca contro se stesso milioni di partite in 5. Ma l'hai vista AlphaGo contro l'hai vista AlphaGo contro ChatGPT? Con ChatGPT che si creava i pezzi e poi se li mangiava? No. Non so neanche di chi state parlando. No, io mi è venuto in mente il flash dell'argilla di scacchi quando gioca a scacchi sul soffitto. Paolo Mori gioca a Pre Another Day, ma in 5 però. E ogni tanto senti Lince e la moglie: ah, cosa sta succedendo? La bambina che piange, lui: ah, orso, e tutti: dove? Abbiamo pensato a orso tutti e due nello stesso momento. Va bene. Bene, allora vedi, è la base. Sapeva tutto Paolo Mori, sapeva tutto. Dai, Ale e Mac. No, ma che Ale? Banda
e Mac A. Idea G. Olè. Per le magie del loop spazio-temporale dovuto alle registrazioni anticipate dei nostri episodi rispetto alla effettiva messa in onda, eccomi qua finalmente a potervi relazionare sul 19esimo incontro nazionale degli autori e delle autrici di giochi, ovvero sia Idea G. Come avete sentito nell'intro, quest'anno sarà la mia voce a raccontarvi il report di questo giorno e mezzo passato in compagnia di tanti autori e aspiranti autori di giochi da tavolo, ma ovviamente ero in compagnia del fidatissimo Banda, che ben prima di me incominciò a frequentare quella che è la vera fucina dei talenti nazionali, appunto le giornate di DAG, e a cui io mi sono accompagnato in questi ultimi anni proprio perché riteniamo che questo evento sia una delle occasioni migliori per conoscere tanto le nuove proposte di autori affermati quanto per tastare il polso di quella che è la fucina di idee che in Italia cresce di anno in anno per centinaia di unità. Infatti quest'anno a Idea G erano stati presentati come iscritti ben 414 prototipi, che se ci pensate per i due giorni sostanzialmente della manifestazione, perché il primo, ovvero il 12 gennaio, era soprattutto per quanto riservato alle talk, quindi ai momenti di incontro un po' più di confronto, ecco, sul gioco e sulle teorie del gioco e quant'altro, ecco, il gioco giocato durante le giornate di sabato e domenica è stato veramente forsennato. Vi assicuro che vedere tutti questi tavoli imbanditi con i prototipi e tutta la gente che gira attorno alle varie proposte, che fa domande, che si diverte, che grida, che esulta, che si dispera, è comunque sempre molto bello, soprattutto se pensiamo che è un clima di grande scambio quello che c'è a Idea G, e anno dopo anno ci rendiamo conto che è veramente importante per chi vuole fare gioco e vuole, diciamo, anche diffondere la cultura del gioco in Italia, essere presente a questo tipo di incontri, perché ti danno veramente tantissimo. Per noi oltretutto è occasione di incontrare degli amici che durante l'anno, magari alle fiere e così via, non riusciamo ad incontrare di persona, o con cui scambiamo letteralmente due parole per motivi di tempo, quindi capirete bene che nel nostro cuore Idea G ha veramente un posto speciale. Chiudo questa breve introduzione facendo i complimenti all'organizzazione di Idea G, perché anche quest'anno, nonostante il grandissimo numero e di autori che presenziavano e portavano i loro giochi e soprattutto di visitatori che venivano a provarli sul campo, tutto si è svolto nel migliore dei modi, senza casino, c'era spazio per tutti, c'è stata anche molta gentilezza da parte degli autori nel prestarsi in qualche caso un po' di spazio per far provare i propri prototipi, e ovviamente diciamo ciliegina sulla la torta è ovviamente la serata del sabato, in cui fino a tarda notte si va avanti a giocare in gruppo, sia a giochi noti magari già presenti sul mercato, sia a i prototipi più oscuri che magari non sono stati iscritti a Idea G, su cui qualcuno sta lavorando ma che non era convinto di portare, però lo tira fuori dallo zainetto, lo mette sul tavolo e lì molto spesso si fanno le scoperte migliori, ecco. Comunque sì, ragazzi, come avete capito l'esperienza è stata ottima, ma come sempre, e non vediamo l'ora che arrivi Idea G dell'anno prossimo per vedere cos'altro ci riserva questa fantastica manifestazione. Come avevamo anticipato, però, io e Banda abbiamo stilato quella che è a tutti gli effetti una top 3 più 2, e non letteralmente una top 5, perché questo è figlio di una considerazione generale che abbiamo fatto in auto tornando nel pomeriggio di domenica, ovvero in generale la qualità media dei prodotti e dei prototipi presentati a Idea G si è alzata notevolmente. Con questo intendo dire che anche da un punto di vista fisico, cioè i materiali con cui erano prodotti alcuni prototipi erano praticamente dei materiali definitivi, cioè ci sono alcuni autori o aspiranti tali che veramente ci mettono un impegno incredibile nel confezionare i loro giochi per offrire la migliore esperienza possibile ai playtester, e questo è veramente notevole. D'altra parte devo dire che nonostante la qualità media del prodotto si sia alzata, e quindi letteralmente non ho provato in un giorno e mezzo
di convention, un gioco che posso definire non mi è piaciuto, ok? Dall'altra parte però abbiamo notato che abbiamo fatto un po' fatica a trovare il gioco con il vero guizzo, con quella scintilla che proprio lo distanzia dagli altri e lo fa diventare una perla rara. Ecco, c'erano molte buone idee, alcune veramente eccellenti, ma abbiamo fatto un po' fatica a mettere in scaletta, soprattutto nel quarto e il quinto posto, dei giochi tra tutti quelli che abbiamo provato, perché molti di loro in realtà sarebbero stati esattamente un gradino sotto il podio. Quindi ci siamo arrovellati e abbiamo preferito, diciamo, premiare un po' quello che è stato il coinvolgimento dei giochi che abbiamo provato. Io e Banda abbiamo giocato molto insieme quest'anno, proprio per avere un'occhiata obiettiva, oggettiva, su quello che è il prodotto provato, appunto, e quindi abbiamo incrociato i flussi, appunto, durante il viaggio di ritorno, e abbiamo stilato questa top 3 più due citazioni personali, una che ha deciso lui e una che ho deciso io, per darvi un po', ecco, una spolverata, ecco, un'infarinatura leggerissima di tutto quello che è stato IDG, perché ovviamente, come potrete immaginare, con 414 prototipi disponibili sui tavoli non era fisicamente possibile provarli tutti. Ecco, abbiamo dovuto fare delle selezioni. Ci dispiace tantissimo di non poterci sdoppiare, di non poter fare più partite, ma come sempre IDG il tempo è veramente tiranno. Mi scuso personalmente con tutti quegli autori, quegli amici con cui magari si è detto: ah sì, dai, dopo vengo a fare una partita, dai che dopo ci parliamo, e alla fine purtroppo il pomeriggio di domenica è arrivato prestissimo e noi, dovendo tornare a casa, e in alcuni casi non si è potuto realizzare questo incontro. Comunque ci ripromettiamo, ovviamente, il prossimo IDG di essere nuovamente a disposizione di tutti per un saluto, una chiacchiera e soprattutto tanto playtest. Quindi ragazzi, torniamo a bomba sulla nostra top 3 più due citazioni speciali. Partiamo ovviamente dal gradino più basso del podio, ovvero il terzo, per citarvi un gioco che di fatto tecnicamente non troverete nella lista di IDG, perché i due autori, ovvero Alessandro Cuneo e Simone Luciani, lo hanno portato da far testare diciamo più agli amici. Ecco, benché il gioco sia pronto, è proprio una delle classiche perle che viene tirata fuori dallo zainetto il sabato sera, quello che vi dicevo poc'anzi. Con Alessandro e Simone c'è una conoscenza, insomma, da un po' di anni, e quindi hanno deciso di farci provare questo prototipo. Che di fatto non ha ancora un nome di lavorazione definito, nonostante sia in una fase piuttosto avanzata di sviluppo, e personalmente lo ritengo praticamente pronto. E però con Ale Cuneo la domenica, quando l'abbiamo fatto provare a Banda, perché io ero riuscito a provarlo appunto il sabato sera proprio con Alessandro e Simone, abbiamo cercato, insomma, un titolo che più o meno potesse rendere l'idea, proprio per l'esigenza del podcast, così almeno gli diamo un working title, e a tutto il più, quando incontrate Alessandro Cuneo, Simone Luciani, gli potete chiedere di: ah, ma come sta andando il gioco? Ecco, si tratta di questo titolo fittizio che abbiamo inventato lì sul momento, è Dexploring, che unisce due delle anime principali di questo titolo. Il gioco ci vede infatti impegnati nell'esplorare una mappa esagonale che ricorda da vicino quella di Burgundy, tanto per darvi un riferimento estetico preciso, suddivisa in varie tipologie di territorio. Una volta esplorati questi territori, potremo andare a costruire su di essi alcuni edifici specifici che ci daranno punti a fine partita, oltre a bonus nel corso della stessa, il tutto attraverso una meccanica di deck building che prevede un mazzo molto compresso e un meccanismo di push your luck per giocare le carte. Ciascuna carta contiene delle icone e dei bonus che possiamo ottenere quando riusciamo ad attivarle, ma se il nostro push your luck ci dice male, quindi sballiamo, il concetto è veramente similissimo al blackjack, nel caso in cui sballassimo potremmo attivare solo una delle due fasce, diciamo, di sezioni di ciascuna carta, e questo ci obbliga a fare delle scelte. Noi avremo a disposizione tre tracciati su cui, in cui andremo ad accumulare le nostre risorse, chiamiamole così, che sono le risorse per la costruzione, per l'esplorazione e per la cultura, che le prime due ovviamente parlano da sole. Da una parte le risorse di esplorazione ci permettono di svelare nuovi territori, nella costruzione invece è quello che ci serve per costruire gli edifici, e infine la cultura è quella che ci permette di andare a pescare le carte da
dal classico mercatino tipico del deck building, però di un livello superiore a quello in cui siamo in questo momento. Ci sono tre livelli crescenti di potenza delle carte, quindi capirete bene che c'è tutto un sistema di in cui dobbiamo sostanzialmente barcamenarci, ecco, fra queste tre track, cercare di esplorare il maggior numero di territori, ma anche di costruire degli edifici, perché se riusciamo a creare degli agglomerati urbani di un certo peso avremo un notevole numero di punti alla fine della partita. Senza entrare troppo nel dettaglio, comunque questo gioco è un classico family game, veramente snello, pulitissimo e veramente accattivante, soprattutto per questo meccanismo del push your luck. Ora, come dicevamo a Alessandro e Simone, l'unica cosa che secondo noi manca è probabilmente un'ambientazione un po' più forte di quella classica medieval fantasy che stanno utilizzando loro per il prototipo, perché per il resto, come dicevo all'inizio, meccanicamente il gioco è veramente impeccabile. Anche qui, appunto, il vero punto di forza per quanto riguarda me è sicuramente la meccanica del deck building con push your luck, anche perché voi non andrete ad accrescere il vostro mazzo durante il gioco, ma quando acquistate una nuova carta andate a sostituirla direttamente ad una di quelle che avete svelato durante la fase di push your luck. Quindi il mazzo rimane sempre molto snello, c'è una sorta di auto scrap praticamente, e io ho trovato questo meccanismo veramente fresco, veramente interessante, e sono molto curioso di vedere le eventuali limature che i due autori andranno a fare prima della versione definitiva. Comunque sicuramente una delle esperienze migliori di questa IDEAG. Passiamo ora al secondo gradino del podio, dove troviamo Bompo di Marco Castagna, Marco Marini e Andrea Di Lorenzo. Innanzitutto ringrazio moltissimo Ambrogio Calzavara che mi ha dato l'imbeccata su questo titolo, che durante la giornata di sabato non avevo notato, non mi era entrato nel radar, e parlando con lui poco prima di cena me ne ha parlato e mi ha portato fisicamente a provarlo, e devo ringraziarlo appunto perché in realtà Bompo è stata una delle scoperte migliori di questa DAG, come spesso accade in maniera completamente fortuita, perché se Ambrogio non mi avesse imbeccato probabilmente non starei qui a parlarvene, ma sono contento che l'abbia fatto, perché in realtà è stato uno dei giochi a cui mi sono divertito proprio in maniera genuina maggiormente durante questa IDEAG. Bompo ci vede nei panni di un custode dei monasteri tibetani, con il compito di adornare il proprio tempio con le tradizionali bandiere di preghiera coloratissime. Scopo principale del gioco è accumulare più punti possibile andando a comporre delle file di bandiere dello stesso colore sulla nostra plancetta. Le bandiere sono rappresentate da dei cubi colorati che vengono estratti casualmente da un sacchetto, dal classico sacchetto nero. La cosa interessante è che questo sacchetto viene assegnato ogni turno a un giocatore diverso, ed esso comincerà ad estrarre da questo sacchetto uno alla volta i famosi cubetti colorati. Il primo degli altri giocatori a gridare Bompo otterrà tutti i cubetti estratti fino a quel momento dal mazziere, diciamo così. Ovviamente nel caso ci siano più persone che gridano Bompo allo stesso momento o quasi in contemporanea, si procederà a utilizzare le regole di tie breaking. La cosa importante da sapere è che comunque un solo giocatore al tavolo si porta a casa ogni pescata di cubetti. Andrà poi a posizionarli sulla propria plancia e così va a incominciare a costruire il suo tesoretto che porterà poi al punteggio finale. Oltre ai cubetti colorati ci sono due cubetti speciali, quello bianco e quello nero. Quello bianco lo possiamo definire una sorta di jolly che va bene su qualunque fila colorata, mentre quello nero ci permetterà di rubare un cubetto da un altro giocatore a nostra scelta. Ovviamente le chiamate di Bompo non sono infinite, noi ad esempio abbiamo giocato con 4 token prenotazione, finiti i quali la partita sostanzialmente termina. Si procederà quindi al calcolo del punteggio con uno schemino molto semplice che preme ovviamente le righe molto lunghe, molto lunghe, ma anche la varietà delle stesse. Punti bonus per aver completato tutti i colori, punti bonus se ha un certo numero di bandiere colorate in ciascuna riga, e via discorrendo. Il gioco sostanzialmente è tutto qui. Gli autori ci hanno poi descritto alcune modalità avanzate
avanzate, dove ad esempio i cubetti estratti vengono posti all'interno di un bicchierino, quindi non sono sempre visibili a tutti e devi ricordarti che cosa è stato estratto. Un'altra variante dove le plance di ciascun giocatore sono coperte, quindi tu quando vai a cercare di rubare il colore a qualcuno devi cercare di ricordarti se ce l'ha veramente, quanti ne ha e così via. Insomma, è un gioco che si presta molto facilmente ad essere, ad avere una struttura modulare. Ecco, delle partite che abbiamo fatto noi, vi assicuro, c'è stato un grandissimo divertimento. Il gioco è un party game semplice, come avete sentito, e molto molto interattivo, ovviamente trash talking a manetta, e anche questa è stata una delle veramente delle esperienze più divertenti, più genuinamente divertenti di questa IDEA-G. Tanto che appunto faccio i complimenti ai due Marco che erano lì presenti e che presentavano il prototipo, perché è un gioco piccolo, semplice, ma che sa veramente il fatto suo, e speriamo di vederlo anche in una forma estetica ancora più bella, data la semplicità del titolo. Insomma, non dovrebbe essere difficile, ma sono sicuro che è entrato, questo gioco sia entrato nel radar di più di uno degli editori che erano presenti lì a IDEA-G. Senza ulteriore indugio chiudiamo la top 3 con il gradino più alto del podio, su cui io e Banda sostanzialmente non abbiamo avuto alcun dubbio, perché è stato per entrambi il gioco più divertente, proprio quello che ci ha strapazzati di più durante questa IDEA-G 2024. Si tratta di Roll and Goal di Stefano Raimondi e Francesco Testini. Roll and Goal è innanzitutto un gioco atipico, per me quantomeno, perché è un gioco che tratta di calcio. Allora, dovete sapere che io non amo particolarmente il calcio, non mi interessa come sport, e quindi è facile che anche i giochi che trattano di questo sport non mi interessino minimamente. Tuttavia, Roll and Goal è un gioco atipico di calcio, perché l'idea è nata dal cercare di portare sul tavolo il sapore dei giochi manageriali per PC degli anni 90, che quelli diciamo un pochino più âgé di noi si ricordano benissimo, quelli dove dovevi far quagliare la condizione fisica della squadra con le giornate di campionato, le giornate di coppa, e in cui si vedevano le azioni della partita gestite in maniera automatica dal computer con questi omini piccolissimi tutti pixelati che correvano su un campo rappresentato in 2D. Ecco, sicuramente ve ne ricordate almeno 3 o 4 diversi, perché negli anni 90 andavano veramente fortissimo. Ora no, la mia esperienza con questi giochi è poca, credo che uno di questi fosse una delle primissime versioni di Football Manager, ma potrei sbagliarmi. Sta di fatto che Stefano Raimondi e Francesco Testini hanno voluto cercare di riproporre questa esperienza, questa emozione, ma tenendo le regole semplicissime, super accessibili a tutti, e quindi lavorando molto sull'emotività, cioè sull'emozione che questo genere di giochi portava. All'inizio della partita viene scelto tramite un draft piuttosto semplice, e innanzitutto la squadra che vorremo andare ad interpretare durante il campionato. Andremo a scegliere un allenatore tra quelli disponibili e poi passeremo alla prima fase di mercato dei giocatori, dove potremo acquistare, sempre che siano rimasti abbastanza soldi nelle nostre casse, i vari giocatori. Allenatori e giocatori hanno ciascuno delle abilità speciali che potremo utilizzare nel prepartita per quanto riguarda gli allenatori, o durante la partita stessa, e solo in partita per quanto riguarda i giocatori. Sono tutte abilità molto semplici che si rifanno alle regole veramente asciutte di questo titolo, quindi nulla che dia troppe complicazioni, bonus, malus, cose strane. Ecco, la vera bellezza di Roll and Goal è l'accessibilità, secondo me, che questo titolo è riuscito a mantenere, pur cercando di trasmettere una cosa che semplice non è assolutamente. Dettaglio importante è che ciascuna squadra, in base alla propria forza intrinseca, ha degli obiettivi a fine campionato differenti, ovvero come deve piazzarsi per prendere un certo numero di punti. Ad ogni modo, risolta questa prima velocissima fase di setup della propria squadra, tenendo presente che poi a metà campionato ci sarà ovviamente la possibilità di fare il classico mercato di riparazione, o anche di esonerare l'allenatore se non siamo contenti di come si sta comportando la nostra squadra, per prenderne un altro magari con un'abilità migliore, si passa al gioco giocato.
Ciascuna giornata del campionato, che se non vado errato è composto da 8 giornate, viene risolta tramite l'ausilio di un mazzo di carte. Sul fronte di queste carte vi sono le azioni che vengono svolte, tipo cross, calcio d'angolo, colpo di testa, rigore e così via, cartellini, eccetera, eccetera. Per determinare quale di tutte le squadre che stanno giocando il campionato, anche quelle non comandate dai giocatori, perché il sistema di Roll and Goal prevede un bot automatico per gestire le squadre non coperte dai giocatori, vi è questa idea geniale, ovvero sul verso della carta, sul retro se vogliamo, sono stampate le maglie delle varie squadre, quindi noi girando la carta scopriremo quale azione viene associata a quale squadra, ovvero se girando la carta si scopre la maglia della AC Lombarda e sulla fronte della carta che abbiamo rivelato c'è calcio d'angolo, sappiamo che c'è un calcio d'angolo a favore della AC Lombarda e così via. Questo vale per tutte le azioni di gioco. Ciascuna carta fa avanzare il timer della partita di 5 minuti, ma non tutte le carte hanno il timer che avanza, perché alcuni eventi sono, per così dire, grigi, ecco, quindi non fanno avanzare il timer. Una volta che si arriva al 45esimo minuto, cioè la fine del primo tempo ovviamente, e dopodiché si arriva fino al 90esimo. Questo sistema semplicissimo ma iper efficace innanzitutto rende perfettamente l'idea, ragazzi, dell'ascoltare la partita alla radio, perché se vi ricordate, anzi chi ancora lo fa che ascolta le partite di campionato italiano alla radio, ci sono i commentatori che intervengono l'uno sull'altro, che prima c'è l'azione dell'Inter, poi quella della Juve, poi il Milan, poi il Napoli e così via, si rincorrono proprio le notizie una dopo l'altra. Ecco, il sistema di carte che hanno ideato Stefano Raimondi e Francesco Testini trasmette esattamente questa emozione, ma la rende molto molto più giocosa, e vi assicuro, ragazzi, che al tavolo si crea un clima di cacciara e di tensione positiva che è straordinario, vi assicuro. Poi ci sono le esultanze, quelle pazze, quando una squadra, magari l'ultima in classifica, in anella 3 gol uno dietro l'altro a quella che invece è in vetta, oppure quando i giocatori sbagliano i rigori uno dopo l'altro. Ecco, ci sono poi dei piccoli, se vogliamo, mini giochi all'interno della risoluzione delle carte che riguardano ad esempio i rigori che devono essere tirati con un tiro di dado specifico, oppure il tiro dalla distanza che prevede di schiccherare fisicamente il dado da 20 che serve per, scusate, il dado da 12 che serve per risolvere le azioni all'interno della porta rappresentata dalla scatola del gioco stesso. Insomma, piccole chicche che rendono Roll and Goal veramente divertente. Noi purtroppo non abbiamo potuto fare un campionato intero per ragioni di tempo, però quelle partite che abbiamo giocato sono sicuramente rimaste nel nostro cuore, ed è per questo che Roll and Goal è nel primo posto della nostra personalissima top 10 di questa IDAG 2024. Benissimo, una volta concluso il nostro podio, la nostra top 3, mi dedico rapidamente alle due citazioni speciali che con Banda abbiamo voluto selezionare per voi. Una l'ha selezionata lui e una l'ho selezionata io. Fortunatamente Banda ha scelto quella che era una tra le mie nomination per questa categoria di citazioni, ovvero White and Black di Simona Greco e Marco Rava. Si tratta di un gioco uno contro uno di piazzamento tessere, in cui le pietre del Go vengono usate in un modo piuttosto particolare. L'obiettivo di Marco e Simona è stato quello di cercare di rendere le sensazioni di una partita di Go senza bisogno di essere esperti di Go. E devo dire che per il test che abbiamo fatto è un astratto impegnativo, perché non è sicuramente un astratto leggero, ma la cosa elastica che ci raccontavano succede nel Go, ovvero dove ci sono momenti di estrema quiete e dopo momenti in cui le mosse si susseguono rapidissime l'una dopo l'altra, devo dire, e quindi con una crescente tensione e così via, devo dire che è veramente rispettato. Abbiamo fatto io e Banda una bella partita molto tesa, e c'è questo sistema che Marco e Simone hanno trovato di come dire, bilanciamento di cursori su track specifiche che ci permettono
di avere più pietre da piazzare oppure di piazzare più pietre e così via, che deve essere sempre tenuto in un equilibrio molto accorto a seconda della strategia che stiamo applicando, che mi ha veramente convinto. Ribadisco, non è un astratto leggerino, anzi, ma è sicuramente un titolo da tenere d'occhio, perché potrebbe regalarci veramente delle sorprese nel momento in cui potesse arrivare o dovesse arrivare sul mercato. Per quanto riguarda me, invece, volevo dare la palma della mia citazione a D'Acchiapparatti di Ambrogio Calzavara, e non lo faccio perché, come vi ho raccontato prima, mi ha consigliato Bompo, ma perché Acchiapparatti è ha un altro astratto squisito per uno o due giocatori, che mette in gioco sostanzialmente la famosa storia, ispirato quantomeno alla storia del pifferaio di Hamelin. È un astratto puro che prende degli elementi da Snake, se volete, dove noi ci troveremo nei panni di questo o di questi pifferai e saremo chiamati a salvare la città appunto dai topi che la stanno infestando. Un sistema particolare di movimento, di raccolta dei topi e poi di ingabbiamento degli stessi me l'ha fatto trovare veramente un'idea eccezionale. Sicuramente il fatto che questo gioco tratti una delle mie storie popolari preferite, quella appunto del pifferaio di Hamelin, mi fa avere un occhio di riguardo, senza escludere il fatto che Ambrogio aveva portato lì a IDAG una versione totalmente in legno del gioco, con gigante, con le torri in legno, i topini in legno, che era bellissima da vedere e molto bella anche da giocare. E detto questo, io, sapete, sono un grande amante degli astratti, quindi ringrazio anche Ambrogio per avermi dato un print and play del gioco in carta, perché ho avuto modo poi di rigiocarlo, fatto un paio di partite e confermare la bontà del soggetto, insomma, quindi ci tenevo veramente a portarlo alla vostra attenzione, perché sono sicuro che un titolo del genere portato nelle case di tutti sarebbe veramente un bel successo, e credo non solo per coloro i quali amano particolarmente gli astratti, ma secondo me vuoi un po' il tema, vuoi un po' le meccaniche eccetera, potrebbe essere veramente molto interessante anche per chi non bazzica tanto gli astratti. Con questo è veramente tutto per il report di IDEAG 2024. Rinnovo il ringraziamento a tutti gli amici che sono stati con noi in questo giorno e mezzo, a tutti quelli che ci hanno accolto al loro tavolo e a tutti quelli al cui tavolo non ci siamo potuti sedere per ragioni di tempo fisico, proprio materiale. Ecco. Nonostante questi limiti fisici, però IDEAG continua ad avere un posto speciale nel nostro cuore, soprattutto per come riesce a incarnare proprio lo spirito vero del gioco, quello di divertirsi tutti assieme senza troppi patemi, ecco, al di là del il prototipo è brutto, è bello eccetera eccetera, cioè a IDEAG ci si diverte e si imparano un sacco di cose. Noi non possiamo far altro che dire a tutti, se avete occasione una volta nella vita di venire anche solo come playtester IDEAG, fatelo, perché non ve ne pentirete. È veramente veramente tutto, e noi ci sentiamo la prossima settimana. E di, insomma, avventure ludiche, speranze sono, di comunicazione. Sono anche processi molto iterativi, nel senso che probabilmente si fanno 1, 2, 3 IDAG prima, anche a volte so di giochi che hanno fatto diversi IDAG, no, quasi tutti. Una volta, perché questa era l'IDAG nazionale, quella di Parma. Una volta chiunque andava lì e fine. Esatto. Invece poi nel tempo è stato sviluppato una piramide, per cui prima di andare a Parma, che è l'IDAG nazionale, tutti gli autori sono spinti a fare le IDAG locali. Locali, sì, certo. Per fare tipo delle scremature, delle selezioni, di modo che almeno a Parma arrivino i giochi semi finiti, perché sennò veramente vedevi delle robe, gente che prendeva le carte da briscole e ti diceva che era Hegemony, ok? Sì, sì. E poi a un certo punto hanno detto no, un attimo, dobbiamo un attimo mettere un freno a... Bene, Ale, invece è il tuo turno, è il momento di parlare di un gioco che sei stato triggerato settimana scorsa, sì, da un credo cultista che ha detto ah, ma Frostpunk, e tu hai detto no raga, devo parlare di Frostpunk, e Jack ti ha detto Ale, ma parla di Darwin's Journey, che sulla bocca di tutti l'hai messo secondo nella tua classifica di fine anno. E tu ti rifiuti stoicamente di parlare di Darwin's Journey, che tra l'altro interesserebbe molto anche a me, però va bene. Diciamo che c'è Frostpunk questa settimana. Sì, c'è Frostpunk questa settimana.
Frostpunk ha una... ho un po' di disappunto sulla faccia, sì, ma non so, mi se sembra un po', cioè lo stai un po' forzando. Allora, no, che forzando, effettivamente consiglio. L'hanno citato, mi sono reso conto che io non ne ho realmente mai parlato, sì. Ammetto che questa introduzione potrebbe valere sia per Darwin's Journey che per Frostpunk. Sì, esatto, ecco il mio, ma ecco che mi si aggrotta il sopracciglio. Avesse scritto Darwin's Journey, adesso starei parlando di Darwin's Journey. Hanno scritto Frostpunk e sto parlando di Frostpunk e sei stato triggerato, va bene. Una sliding questo doors è un vergognoso fanservice praticamente. Banderuola. Allora, Frostpunk l'abbiamo citato più volte, ne abbiamo parlato in un roundup. È stata fatta una dell'umorismo sui tempi di setup. Sui tempi di setup, sulla gestione del gioco, su un sacco di altre cose, ma soprattutto mi dà la possibilità di parlare anche del discorso legato ai videogiochi legati ai giochi da tavolo. Parliamone, ESS Vanguard. Ma effettivamente siamo stati triggerati più volte che su quello negli ultimi 4 mesi. Va bene. No. Allora, Frostpunk, per chi non conoscesse, è un gioco nato dall'opera della 11-bit Studio del 2018, un videogame uscito inizialmente per PC e poi anche per console, che viveva alla guida di una comune post-apocalittica del 1886 dopo una glaciazione che ha colpito l'intero pianeta. Post-apocalittico freddo, perché freddo. Sono due, cioè quello caldo e quello freddo. Sì, se no si chiamava Hot Punk, c'è anche quello... diventava un film porno. Poi ultimamente posso dirti, c'è anche il post-apocalittico verde. Tipo quello di Arnold, Green Punk o il Solar Punk, che va di moda anche il Solar Punk. Il Solar Punk qual è? Il Solar Punk sono quelli tutto bruciato? Green, no, sono quelli green con anche la roba mutata. No, un discorso di comunicare una certa sensibilità verso l'ambiente, certo. Il clima. Comunque questo fa parte della categoria freddo. Questa fa parte della categoria freddo. Noi siamo nel videogame, noi siamo il capitano. Sì. Va bene, ok, d'accordo. Siamo il capitano, dobbiamo gestire. Il capitano è il capitano Rubo. Il caprubo, è vero, grandi. Ecco perché sei stato triggerato. Oggi non ce la fa proprio. No, ma l'ho inventato un certo sì, sono Jack stasera è veramente al limite. Sono sempre Unlimited. Proprio lo stavo dicendo. Che sì, sei il capitano. E dovete gestire in modo dittatoriale altri tre podcast. Dovete tenere al caldo tutti quanti. Il problema è che per farlo li dovete far soffrire. Detto in modo abbastanza. Confermo tutto avendo giocato il videogioco. E il gioco vi permette essenzialmente di prendere delle decisioni legate al modo in cui condurre questa vostra comune. In un sentiero che è quello dell'ordine, più autarchico militare, o un sentiero invece più teocratico, legato alla religione, giustamente, che è quello della fede. E oltre a questo tutta una serie di decisioni che possono spingere i lavoratori a fare turni massacranti di 24 ore per brevi tempi ridotti in modo da gestire tutto quanto, a far lavorare i bambini, gestire la parte medica, di come gestire proprio i malanni e le ferite. Ma questa base da gestire è un costrutto pre-post-atomico. No, questo qua è quello che devi fare nel gioco dopo che il disastro è già stato fatto. Ma sta arrivando una continua glaciazione, le temperature continuano ad abbassarsi, raggiungeranno un limite tremendo in cui la sopravvivenza di tutto quello che avete costruito verrà messa a repentaglio. Dovrete superare questa fase e poi insomma far sopravvivere quante più persone possibili. Quindi se perdi sostanzialmente verrai annientato da questa ondata di freddo. Esattamente. Ok. Sei tu contro gli elementi. Questo è il videogame, ma in realtà è esattamente anche il gioco da tavolo. Il gioco da tavolo è un prodotto della Glass Cannon Unplugged, che è stato presentato nel 2022 dopo una campagna veramente ottima di Kickstarter e seguito poi dall'edizione italiana che è uscita con Pendragon Game Studio nel maggio del 2023, quindi un anno fa. Ecco, Frostpunk ricalca esattamente l'esperienza di gestione del videogame in tutto e per tutto, sia nelle scelte sofferte che nella gestione delle crisi, e soprattutto vi mette di fronte una serie di scenari, possibilità, alternative, sia in fase di setup che in fase di costruzione, che modificano la partita ogni volta che la giocate. È un titolo veramente difficile, non soltanto dal punto di vista del gioco, ma anche e soprattutto dal punto di vista del setup, gestione, bookkeeping. Ecco, facciamo così, spiegalo e dopo torniamo e facciamo i commenti. Esattamente, vai. Perfetto. Questa settimana ci troviamo a parlare di Frostpunk. Frostpunk l'ho già introdotto durante il lancio di questo intervento, quindi non occorre che mi dilunghi ulteriormente in questa fase di preregistrato. Più o meno so quello che presumibilmente ho discusso con i miei compari,
però quest'angolo l'ho tenuto riservato alla gestione di tutta quella parte molto particolare e soprattutto molto lunga, molto tediosa, molto tecnica, relativa a come si sviluppa il gioco di Frostpunk. Frostpunk è un survival di tipo horror, non horror inteso come orrore, mostri e quant'altro, ma inteso come tensione, come lotta per la sopravvivenza. È infatti un survival in cui dobbiamo gestire questa comune post-apocalittica in qualità di dittatori, anche se il gioco ci descrive come consiglieri, e noi e i nostri compari, se vorremmo giocare fino a 4 persone, dovremo prendere tutte le decisioni moralmente e legalmente che dovrebbero consentire al nostro gruppo di sopravvissuti, appunto, di superare lo scenario, comunque questo freddo glaciale che si sta che ha in un certo senso stretto la sua morsa su quest'Inghilterra di fine 800 e che di fatto ha annichilito il genere umano. Noi e pochissime altre sacche di sopravvissuti, e su questo punto tornerò alla fine dell'intervento, dovremo appunto cercare di raccogliere le forze, sfruttare tutte le risorse su cui riusciamo a mettere le mani e che ci permetteranno di pianificare la nostra sopravvivenza per appunto arrivare a quello che è l'obiettivo di scenario. Il turno di Frostpunk si divide in 9 fasi: la fase alba, la fase del mattino, la fase di generatore, che è quando verifichiamo che il generatore non si guasti. Infatti, se per 2 volte il generatore si guasta durante la partita, questo sancisce immediatamente la sconfitta del gruppo. C'è poi la fase meteo, quindi il freddo opprimente che si fa sempre più aggressivo e che mette sempre più in difficoltà i nostri sopravvissuti. Poi la fase dei preparativi, quella delle azioni, che è la prima fase che giocheremo nel nostro primo turno di gioco e che consiste nella gestione delle azioni basilari o della carta cittadino che potremo giocare durante il nostro turno e che modificherà le regole standard della nostra, della normale azione che normalmente viene richiamata. C'è poi la fase tramonto e poi le ultime 2 fasi, quelle più tra virgolette dolorose, ovvero la fase della fame e la fase della notte. Ecco, queste 9 fasi ovviamente non sto adesso a descrivervele, il mio non vuole essere un tutorial soltanto audio perché vi tedierei e basta, però queste 9 fasi vengono scandite e vanno scandite con ordine rigoroso. Il gioco è in un certo senso un enorme puzzle game, ovvero quando noi selezioniamo uno scenario di partenza abbiamo degli obiettivi da portare a termine che possono essere non voglio fare spoiler sui nuovi obiettivi, ma vi faccio un esempio, che so, recuperare da un'officina che si trova a nord una particolare tecnologia che ci servirà, quindi dovremo organizzare delle spedizioni fino a trovare questa presunta officina, oppure dovremmo superare un certo numero di giorni con un meteo sempre più opprimente gestito in modo già diciamo schedulato, quindi non casuale, oppure dovremmo, che so, raccogliere X sopravvissuti in un certo tempo limite, costruire una certa tecnologia entro un altro certo tempo limite. Cioè ogni scenario, così come succede poi anche nel videogioco da cui Frostpunk poi è tratto, ha necessità di arrivare a un determinato obiettivo. Le condizioni di sconfitta invece sono molte e sono tutte quante terribili. Si può morire perché, o meglio, si può essere sconfitti perché il numero di cadaveri, persone della nostra comune deceduti arriva a un certo valore. Quando la fame del nostro gruppo, una volta che è stato nutrito quello che si poteva nutrire, raggiunge un certo valore, quando il malcontento arriva al massimo, quando la speranza arriva a zero, ci sono insomma varie condizioni che dicono ok, purtroppo lo scenario è fallito. Frostpunk inoltre, come presumibilmente avrò già anticipato prima di questo registrato o che dirò poi, ma intanto lo dico lo stesso, ha 2 criticità essenziali e fondamentali. La prima è il tempo di setup. Il tempo di setup di Frostpunk, la prima volta che l'ho setuppato, è stata letteralmente di 45 minuti. Il tempo di setup è stato di 45 minuti.
Diciamo che una buona mezz'ora, anche quando si prende un po' l'abitudine a mettere giù tutto, ci vuole. Anche perché poi ogni scenario ha determinate condizioni, determinati obiettivi, dovete mettere giù le varie tile in un certo modo, mettere giù delle tile supplementari all'interno della scatola per determinati scenari in un certo modo, insomma, ci sono determinate cose da fare. Poi la seconda problematica è che è molto lungo. Questo ovviamente è una cosa assolutamente soggettiva. Io che sono abituato a giocare a Mage Knight, che ho giocato in passato a This War of Mine, lasciando letteralmente il gioco setappato per ore e ore e ore, per giorni, con sessioni di 3 ore alla volta, che ho giocato a più scenari concatenati di Final Girl, che ho giocato a Tainted Grail lasciandolo sempre setappato, il discorso del gioco lungo ovviamente è assolutamente personale. Per qualcuno un gioco di un'ora è già lungo, per altri se un gioco dura meno di 2 ore e mezza è un party game. Ovviamente questo va assolutamente a vostro gusto, ma quello che io voglio fare con questo intervento è semplicemente spiegarvi cosa vi troverete di fronte. Perciò sì, vi dirò che è lungo, certamente, perché una partita meno di 2 ore, 2 ore e mezza da soli non la farete. In 2 già si arrivano a 3 ore e potenzialmente di più. Più di 2, apro la parentesi fra un attimo. È un gioco quindi che vi mette di fronte a delle scelte e a delle responsabilità molto particolari e il tempo di gioco è largamente influenzato dalle discussioni. Se voi affrontate la partita di Frostpunk, l'unica decisione che prenderete da soli, quando giocate in gruppo, è la carta cittadino che giocherete quel turno. E basta. Tutto il resto è di fronte a voi, è gestito dalla plancia e dall'enorme setup che domina il tavolo, con questo enorme generatore di carbone che si trova al centro. Perciò tutto va discusso. Le leggi, la scelta di andare verso un governo più teocratico piuttosto che una dittatura più autarchica, sono tutte cose che sceglierete insieme ai vostri consiglieri, ai vostri compagni di gioco. Se giocate da soli, ovviamente questi tempi sono abbreviati, dovete semplicemente soppesare pro e contro di ogni scelta e scegliere quello che volete. Se siete in 2 ci sarà discussione, in 3 la potete mettere ai voti e quindi paradossalmente la partita in 3 dura più o meno allo stesso modo di una partita a 2. Una partita a 4 non la affronterei mai e mai l'ho affrontata, devo essere onesto, però a 4 con rischio anche di eventuali pareggi quando mettete ai voti le cose può letteralmente tenervi un pomeriggio intero diciamo agganciati al tavolo. Quindi, fatta questa premessa e chiusa la parentesi appunto del gioco a 3 o 4, considerate Frostpunk come un enorme solitario, un perfetto solitario. È tutto ciò che i grandi amanti del solitario, che non utilizzi dadi e via dicendo, spera di poter giocare. Dovete essere amanti dei solitari, non devono spaventarvi i solitari di una lunghezza insomma superiore alle 2 ore e mezza, non devono spaventarvi i giochi di sopravvivenza e non deve spaventarvi il bookkeeping. Se tutte queste caratteristiche fanno parte del vostro essere giocatori, questo è un gioco che fa per voi. Potete tradurre questa mia frase con bel gioco, un bellissimo gioco, ma non per tutti, che è una frase un po' abusata, ma credo che mai come in Frostpunk sia particolarmente calzante. Detto questo, veniamo un attimino al turno di gioco. Quello che vi trovate di fronte al tavolo giocando a Frostpunk è questa enorme plancia esagonale composta da ulteriori tile, neve, che vanno a popolarla via via che voi andrete a scavare la ricerca di risorse. Questo generatore che si trova al centro, che sprigiona calore in prossimità della sua posizione, e ovviamente una serie di tile che possono essere edifici, che possono essere officine, che possono essere tile neve con le risorse e via dicendo, che via via che voi esplorerete, renderete abitabile l'area, si sveleranno, verranno posizionate e si sveleranno, mostrandovi ciò che voi potete considerare la vostra casa. Durante i vari turni, l'avvicendarsi dalle fasi alba fino alla fase notte,
verranno cadenzati da una certa dose di bookkeeping, cioè di gestione delle varie plance e dei vari tracciati. Dovrete continuamente aggiornare ogni cosa. Ed è fondamentale, voi dovete essere molto molto sistematici e disciplinati, e quando giocate in due effettivamente ci si può dividere queste responsabilità, rendendo alla fine dei giochi il bookkeeping un pochino più snello. Certo che la spiegazione, anche fatta molto bene, un'altra mezz'oretta ve la porta via. Io l'ho spiegato due volte. Le altre volte, a Modena per la prima volta me lo sono fatto spiegare, poi me lo sono fatto rispiegare in digitale, grazie a Tabletop Simulator, sia ringraziato quel sistema digitale. Poi l'ho riprovato in versione fisica per un paio di partite, e poi l'ho giocato a 2, a 3 e diciamo qualche altra partita in solitario, grazie di nuovo a Tabletop Simulator. In totale arrivo comunque, ragazzi, a una decina di partite, non aspettatevi che io ne abbia giocate chissà quante, e prima di fare questo intervento ne ho giocate altre due per rinfrescare un po' la cadenza dei turni di gioco. È un gioco infatti un po' facile, non facile da dimenticare, ma ogni fase prevede che voi aggiorniate una track, che sia quella del malcontento, che sia quella della fame, che sia quella dei lavoratori, che sia quella della malattia, però ogni fase di gioco prevede che voi aggiorniate almeno una track. Quando lo fate, lo dovete fare immediatamente, dovete stare attenti a quando girate i segnalini. Perché? Perché quando girate i segnalini che rappresentano i vostri lavoratori, questi possono, non possono, quando lo fate per due volte, muoiono. Quindi prima si ammalano e poi muoiono. Quando voi dovete gestire la fase della fame, dovete essere meticolosi nel verificare quali sono le vostre gestioni. Un'altra track molto importante è quella degli specialisti. Gli specialisti sono probabilmente il lavoratore più importante che voi dovete gestire. Ovviamente avete i bambini, avete i lavoratori tradizionali e gli specialisti più gli automaton. Gli specialisti sono lavoratori che è difficilissimo riuscire a procurarsi, li potete trovare durante le esplorazioni o li potete formare se riuscite a creare un'istruzione all'interno della vostra comune, però è molto lunga e molto difficile e soprattutto dovete investire un mare di risorse per farlo. Quindi ci sono tanti aspetti del gioco che dovete valutare. Voi vi trovate di fronte quindi questa plancia gigantesca, componibile, modulare, il vostro scenario, dovete affrontare l'evento della fase alba, di solito c'è una scelta da fare già in questa primissima fase, poi via via cominciate a fare tutto il resto. La fase generatore è la fase più dolorosa, quando buttate il carbone dentro il generatore dovete verificare poi cosa questo genera. La fase meteo, in cui dovete portare al riparo i vostri diciamo tutti i vostri lavoratori. La fase di gestione, appunto, della fase di lavoro durante il turno, perché i vostri lavoratori lavoreranno al caldo in determinate condizioni, al freddo in altre condizioni. Se lavoreranno al freddo aumenteranno le malattie. Se poi arriverà un'ondata particolarmente pesante durante la notte, se la gente non ha rifugi a disposizione, si ammaleranno. E purtroppo, quando perdete lavoratori, quando i lavoratori si ammalano, quando non possono più produrre, avrete una caduta delle risorse che otterrete. Meno risorse significa più probabilità che le cose vadano male per i vostri cittadini, e alla fine è un enorme vortice che vi porterà a fondo. Perché? Perché voi non aspettatevi di dominare una partita di Frostpunk. Ogni scelta che voi fate all'interno del gioco è fatta come la scelta meno peggio. Quella che alla fine, fra la peretta e il panino alla merda, per citare South Park, dovrete fare le vostre valutazioni e scegliere quella che in quel momento vi sembra la soluzione ottimale, ma non ottimale perché è quella giusta, ma perché l'altra è molto peggio di quella che avete preso, e non è per niente facile. Il gioco ha elementi di casualità dati ovviamente dalla sequenza del meteo, dalla sequenza degli eventi, delle carte, via dicendo, dai cittadini che pescherete, quindi dalle azioni speciali che potete giocare. Ci sono varie cose che possono incidere in modo anche abbastanza doloroso e sostanziale sul vostro round di gioco, però è un gioco comunque che prevede una pianificazione. È un gioco estremamente tattico, voi dovete reagire in continuazione agli eventi avversi che vi si presentano di fronte. Però voi dovete avere un'idea, cioè
Quando avete uno scenario in mente e dovete organizzare, la vostra priorità sarà quella dell'esplorazione. Voi dovrete fare le azioni per generare tante opportunità di esplorare, sacrificando magari altre cose, magari l'istruzione, cercando di gestire in modo diverso la fase medica. Quindi le scelte canoniche del videogame che si ripercuotono poi anche sulla versione da tavolo. E quindi voi, avendo quell'obiettivo ben chiaro, farete determinate scelte e ogni scelta che farete sarà funzionale alla vostra strategia, che è quella di appunto andare a esplorare, cercare di costruire il più presto possibile un sistema di sorveglianza con i palloni, sarà quello di generare delle serre per alimentare quanti più sopravvissuti possibile, perché dovete attirare lì tutti i sopravvissuti della zona. Ci sono un sacco di cose che dovete mettere sul piatto della bilancia e che determineranno le vostre scelte. È un gioco di una bellezza incredibile sotto ogni aspetto, ma è anche un gioco che vi chiede uno sforzo, o come direbbe in inglese un effort, estremamente estremamente alto, non solo dal punto di vista del tempo, dal punto di vista mentale, ma anche per i contenuti stessi del titolo, anche da un certo punto di vista morale. Qui avrete da subito i lavoratori bambini, e la gestione di questi lavoratori, ammetto, non è così semplice. Certo, se diciamo, se ragionate in modo assolutamente pragmatico e funzionale, come dovrebbe presumibilmente essere in una condizione di dittatura post-apocalittica di pura sopravvivenza, diciamo che comunque i bambini sono una risorsa, ma dal punto di vista umano e moderno e attuale, ovviamente l'idea di sfruttare quei lavoratori, diciamo, fa sempre pensare un po', ed è lì che il gioco vince. Il gioco vince perché vi pone dei dubbi morali che sono fortemente tematici, e quindi da questo punto di vista è un grandissimo prodotto. Poi io probabilmente lo dirò, ma se non l'ho fatto lo dico adesso, probabilmente io venderò la mia copia, perché alla fine, e ci arriverò fra un attimo, devo anche mettere un po' sul piatto il tempo che ho a disposizione e cosa voglio effettivamente giocare, e il fatto che comunque esiste il videogame. Ma prima di questa ultima conclusione riprendo la parentesi iniziale, ovvero quella delle altre comuni che potrebbero esserci oltre alla vostra. La fase di bookkeeping è veramente molto complicata, o meglio, non è complicata, è molto semplice, ma dovete essere molto meticolosi nel seguirla in modo assolutamente perfetto e rigoroso. Bene, in questo vi viene in aiuto la companion app di Frostpunk, che è disponibile anche in italiano. Questa companion app vi dà una certa cadenza della fase di turno, vi ricorda quello che dovete fare, e vi assicuro è di una comodità incredibile, anche se non amate il supporto digitale, ma per questo gioco è veramente tanto 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 comoda. E oltre a questo gestisce in automatico, diciamo, dei gruppi di sopravvissuti delle altre realtà che sono sopravvissute a questo grande gelo e che possono interagire con voi. Quindi voi, muovendovi, potreste andare a trovare, commerciare con queste altre comuni. Quindi se avete bisogno di risorse, la companion app vi consente di gestirle anche con i vostri vicini. È una cosa molto bella, anche questa presa dal videogame, molto tematica, però effettivamente il gioco, a parte di gestione della carta cittadino con l'azione elaborata nel videogame, questa cosa non c'è, ed è la cosa più bella in un certo senso di Frostpunk, quello di avere i cittadini specializzati che vi fanno fare le azioni pazze. Però se io voglio questo tipo di esperienza, ammetto, il videogame è molto molto più fruibile. Alla fine la partita vi dura un'oretta, potete anche giocarci 3 ore, a me è successo, però con la rilassatezza legata al fatto che a tutte le casistiche strane ci pensa il gioco, il vostro laptop, il vostro PC, il vostro Mac, quello che è. Quindi non dovete, diciamo, seguire la parte di gestione che è derubricata e affidata all'ambito tecnologico. Quindi io mi rendo conto, amo follemente Frostpunk. Se ormai avete imparato a conoscermi, sapete che i giochi di sofferenza a me piacciono.
come This War of Mine, come Tainted Grail, i giochi in cui comunque voi dovete soffrire o per gli argomenti o per le dinamiche che sono associate al gioco stesso, a me piace sedermi al tavolo e sentirmi oppresso e messo sotto scacco, sfidato dal gioco che ho davanti. E alla fine il videogame mi trasmette le stesse identiche cose, con la facilità ovviamente del accendo il computer, faccio partire e sono a posto. Comunque, se invece voi siete allergici al videogame ma volete veramente un'esperienza survival diversa e che non si è mai vista sul mercato, Frostpunk è esattamente il titolo che fa per voi. Disponibile in italiano, componentistica veramente straordinaria, sia che prendiate la versione quella standard che quella porno lusso, se volete chiamarla così, che è diciamo affidata ai mercatini, non importa quale sceglierete, ma di sicuro se fate parte delle categorie che ho citato prima, Frostpunk è un gioco che vi conquisterà. Però dovete avere un tavolo, dovete avere la forza di lasciarlo magari anche se tappato o di prepararlo, che so, la mattina per quando tornerete la sera dall'ufficio, piuttosto che la sera per il weekend. Se volete farlo, preparatevelo, lasciatelo là e ci giocate quando avete la possibilità. Se è già setappato e siete da soli, massimo in due, due ore e mezza, tre, avete giocato. E anche in due, lo ammetto, è veramente una super esperienza. Poi io lo preferisco giocato da solo, perché a volte quando mi scelgono robe che io non comprendo perché, o perché per me sono subottimali, poi mi prende male. E non voglio che il gioco diventi un te l'avevo detto. Comunque, un gioco di questo tipo veramente ancora non sarà mai visto. Eccoci qua, ritorniamo. Allora, Ale, quindi la tua esperienza è come, cioè, a livello proprio, ripeto, materico e di impegno al tavolo? Mostruosa. Allora, mostruosa nel senso che massacrante dal punto di vista sia fisico che mentale. È un gioco che, a parte il discorso del setup, che per fortuna l'ho dovuto affrontare una sola volta in copia fisica, il resto l'ho sempre affrontato in copia digitale. Ok, quindi e a questo punto arriva la domanda, punto, perché dovresti giocare in digitale? Bravissimo. Un porting da videogioco. Bravissimo. A sto punto gioco l'inception videogioco, dell'inception, ma voglio sentire proprio tutta la storia. Il discorso è questo: il setup del gioco vi terrà impegnati, presumibilmente quando sarete veramente molto bravi, non meno di 20-25 minuti, ma può arrivare anche a un'ora fra preparare un'ora di setup. Sì, okay. È già un gioco quello, come Voidfall ha lo stesso problema. E poi il gioco in sé, a meno che non moriate male nei primi turni, cosa peraltro possibile, una partita che può finire bene o male, ma comunque arriva alla fine tra virgolette, vi dura dalle due ore, non meno di due ore e mezza, diciamo, in solitario. E in multiplayer? È inaffrontabile. No, in realtà il tempo che dedicate giocando in multiplayer in solitario è esattamente lo stesso, nel senso che questo gioco è dichiarato non solo come solitario, ma si può giocare anche in 3, in 4, si può giocare anche in 90, solo che è scelta condivisa, fate la riunione di condominio, quindi rissa, tutti fanno, poi voi siete il dittatore, scegliete voi, quindi si può giocare in tutti quelli che volete, alla fine è un solitario. Ok, potete metterla come volete, un solitario collaborativo, quindi ecco, possiamo definirlo in questo modo. Sì. Qua questo però non toglie il fatto che se cercate di riavere la stessa esperienza esatto, del videogame, ci sarà. Il gioco è perfetto, ma realmente l'opera che ha fatto la Glass Cannon è fuori di testa. Sì. È esattamente come trovarsi al PC. Il problema è che voi dovete fare anche il PC. Il problema è che a quel punto lì, a qual uopo uno se l'esperienza è la stessa, devo giocare perché non solo ha un PC per giocare. Allora, a è un gioco in cui devi soffrire. Questo ti fa soffrire un po' di più, ma più che in This War of Mine. Sì, allora in This War of Mine la sofferenza è legata più che altro al tema, agli avvenimenti, e a come lo stai affrontando. Sì. E poi in realtà è un insieme di singole fasi che costruiscono la giornata della casa. Okay. Frostpunk invece il tema è comunque molto duro, perché comunque devi fare delle scelte anche a livello morale estremamente. Siamo in un post apocalittico. È fisiologico nel post apocalittico. Esatto. Tu devi mantenere comunque un certo distacco, cioè se decidi di far scattare il lavoro minorile, cioè non è che puoi pensare a tua figlia che a 6 anni è lì al freddo a 20 gradi sotto zero a fare le bende per i malati, ok? Nel senso, non lo vuoi fare, se no chiudi tutto, spegni il PC, lo butti nel cestino, lo metti su Vinted,
così ti chiedono lo sconto del 40%. Sì, esatto. Classic. No, in questo qua tu devi mantenere un certo distacco emotivo da ciò che stai facendo, perché tu devi dire... Tu sei il dittatore. Tu sei il dittatore. A tutti gli effetti, tu sei un dittatore, perché in quel caso lì, perché le cose vadano come devono andare, devi essere te a decidere. Con tutta la buona volontà. E gli altri devono stare zitti. E quindi, rispetto a This War of Mine, qui la sofferenza è legata più che altro alla difficoltà di riuscire a far funzionare tutto. Non puoi salvare tutti, non puoi... far funzionare e tenere al caldo tutti quanti, qualcuno dovrà sacrificarsi per gli altri, dovrai mandare spedizioni rischiando le qualsiasi cosa per ottenere quella misera risorsa in termini sia di carbone che ti serve per far girare questa enorme fornace che governa la tua cittadina, però devi farlo perché è necessario farlo, sì. E non puoi fare la greater good. Però esatto. Io devo cioè proprio questo adesso non lo faccio con no, la domanda trollaggio. Stiamo girando perché torno da un po'. Perché non dovrei spendere 7,42 euro su Steam per fare Frostpunk e avere la stessa esperienza dell'analogico? Allora, cioè ci sono delle ragioni per cui alla fine uno dice vabbè, ascolta, spendo perché mi prendo il board game. Te la dico in un modo un po' diverso. Se il gioco avesse una companion app anche per smartphone che ti gestisse alcune cose, soprattutto nelle fasi intermedie di turno, preferirei giocare a quello fisico. Analogico, fisico, rispetto a quello digitale. Perché il poter toccare le cose che stai costruendo, la fornace stessa, le piccole robe che hanno messo dentro, per proprio la sensazione tattile di essere dentro quella cittadina lì, è strepitosa, è bellissimo, e questa è legata a quella mia singola partita in fisico. che è durata 3 ore e mezza. Le partite invece, ve lo dico, sono 6 partite giocate in digitale, quindi ho 7 partite, non sono neanche in doppia cifra, ma sto comunque parlando del gioco. Quelle 6 partite giocate in digitale, in realtà accendi il PC è meglio, cioè tu stai muovendo tutto col mouse, a questo punto. Preferisco giocare in giochi digitali. Non ha senso giocare Frostpunk su Tabletop Simulator e non farlo partire su Steam o sulla console che hai. Sì. Poi sta tutto quanto nel come volete giocare. Frostpunk videogame, voi dovete solo gustarvi il gioco e basta, dovete semplicemente fare le scelte, potete accelerare il tempo, stopparlo per prendere cognizione di quello che dovete fare. Nel gioco da tavolo è come se vi giocaste costantemente in stop, tutto quanto, e poi acceleraste di quella giornata e mezza che vi serve per vedere l'evento, cosa ha scatenato, che in realtà è una carta, ok? Quindi è una grande opera, è stato un grande esempio di come si può spostare da tavolo un videogame mantenendosi fedele a quel videogame, ma anche dimostrato che forse... No, è una strada che non vale la pena seguire. Sì. Cioè non vale il gioco non vale la candela, insomma. Sì. No, perché ok, io ho fatto quelle 6 partite, ma ammetto quelle 90 ore che ho giocato a Frostpunk su Steam sono state incredibilmente più appaganti. Certo. Perché io dovevo soltanto pensare a giocare. Mentre su Frostpunk il tempo che dedichi al puro esercizio dello spostare, sovrapporre, leggere, il bookkeeping vero e proprio, è veramente mastodontico. E non vuol dire che il gioco sia brutto, non lo è per niente, è un gioco veramente bello da giocare, e se vi piace quell'esperienza, non vi disturba averlo setappato al tavolo per una mezza giornata e stare lì seduti ad affrontarlo, e avete modo di farlo, perché ovvio serve anche il tempo per farlo, certo, allora ragazzi è veramente un'opera sensazionale. Se odiate i PC e volete l'esperienza di Frostpunk, è quella lì, ragazzi. Non state perdendo niente rispetto a giocarlo in digitale. Però ecco, Frostpunk è e rimarrà sempre un videogame. Ma ecco, controlla se c'è anche per mobile, perché era stato annunciato, ma non credo, forse ci sarà per Switch o roba del genere, credo. Non si è mai. Beh, sai, la Steam Deck funziona sulla Steam Deck. Certo, me lo vedo Mario che. Oh, it's me, Mario! In realtà nell'esercizio devo soltanto spiegare come funziona il gioco, perché il resto l'ho già detto prima e dopo. Era giusto per fare il distinguo. Tra l'altro sai che ormai mi sono perso, tu che hai citato Mario, mi hai triggerato il fatto che ultimamente mi sto guardando un casino di shorts su YouTube di un tizio matto che gioca a Mario Kaizu.
Avete presente cos'è Mario Kaizu? No, assolutamente no. Mario Kaizu è un hacking di Mario con dei livelli di una difficoltà mostruosa e che ti mettono ansia. Classico Mario a scorrimento, sì, sì, l'originale. Ma... Sì, tipo con le barre di fuoco ma che con delle robe mostruose dentro. Sì, sì. E questo che gioca ti viene un'ansia incredibile, però allo stesso tempo non puoi smettere di guardarlo. È il Souls-like di Mario, praticamente. Sì, ma... Sì, ma credo che sia più semplice. Si getta completamente nel vuoto, in quel momento arriva la piattaformina che lo porta via. Ale, è il meno, ho visto quel tizio fare delle cose che mi mettono, ti giuro, ti mettono un'ansia a guardarle, però allo stesso tempo non puoi smettere di guardare questo tizio che fa i livelli di Mario Kaizu. Ok. Beh, insomma, wikipediate Mario Kaizu. Bene, chiudiamo l'episodio di oggi con l'ultimo intervento, è una mia responsabilità che però divido molto volentieri con Ale perché è un gioco che abbiamo appena finito tutti e due, abbiamo vinto tutti e due 7-6, io 7-5, io 7-6 con un'escalation. Perché il gioco finisce quando, mamma mia. Esatto, il gioco finisce quando vincete 7 partite o ne perdete 7, ma non importa perché comunque poi potete ricominciare e tra l'altro io sono tanto così da ricominciare, te lo dico Ale. Io perché... penso di farlo. Adesso con la consapevolezza nonostante abbia vinto voglio veramente vorrei rifarlo, siccome lo dico subito spoilerone, un gioco straordinario, possiamo dire ma non abbiamo detto il titolo, è Legacy of You. Ha ragione Banda, Legacy of You. Possiamo dire che è a tutti gli effetti il miglior gioco di Shane Phillips, quantomeno per me. Io Ale ho giocato un paio che non mi sono piaciuti tutti, quasi tutti, secondo me Raiders of the North Sea. Allora, no, vabbè, Raiders però ha un target diverso. Il target di Raiders è un introduttivo, però ti permette di essere presentato più o meno a tutti. Legacy of You è per esperti, e nel segmento per esperti che vede ad esempio Paladini piuttosto che Miss Conti, ma anche quello è un multiplayer, mentre questo è un solitario. Viandanti su del team, sì. O anche I Perdoni di Scizia, che è il Raiders 2.0. Legacy of You è straordinario. Cioè, io ogni volta che leggo sia il regolamento che provo a giocare, mi rendo conto che in questo gioco lui sembra veramente essersi divertito a farlo, cosa che non si nota tanto negli ultimi prodotti. Allora, visto che tanto è una domanda che farete tutti, la Chur Games è italiana, la Chur Games ha già fatto qualcosa in Italia? Sì, la Chur Games porta tutti i giochi di Shane Phillips e dell'Ion, mi pare. No, ma non quelli della non quelli delle trilogie. No. Quelli illustrati dal figlio. Che le trilogie li porta Fever Games. Fever Games. Invece Shane Phillips fa anche tutta una serie di giochi che invece sono illustrati dal figlio, tra cui quello che hai appena citato. Perdonami Scizia. E Circadians. E Circadians. Di Shem. Però tutti che è Sam Phillips. Illustrati da Sam Phillips, che è il figlio. Che poteva fare altro nella vita. Purtroppo ha scelto Fever Games. A me non dispiace così tanto, Ale. Ecco, non è il mio autore preferito, ma capisco. Comunque, la Chur Games ci ha scritto. Sai, proprio... non lo devi pagare. Ecco, fatemi finire il concetto, vi prego. Stiamo boicottando l'intervento di Jack. Allora, dice puttanate. Cioè. No, sto dicendo. Ti piacciono le robe brutte e devi essere. Secondo me non è così. Chiaramente, Del Micio, ok. Però. Ha uno stile molto statico. Poco. Sembra un bassorilievo disegnato praticamente. Sì, sì. Esatto. Che in realtà in Legacy of You funziona. Nel senso che lo apprezzi. Però in Scizia abbastanza circa. In Legacy of You secondo me funziona. Circadia è terribile. Allora, mi fido. L'eredità si chiamerà L'eredità di You, scritto YU, e uscirà secondo la Chur Games quest'estate se va tutto bene. Quindi diciamo aspettiamolo per più o meno settembre. Se va tutto bene. Così hanno scritto loro sui nostri commenti di Facebook di settimana scorsa. Ci sta. Allora, Legacy of View cos'è? È un solitario puro, un trussolo, che vi porta nei panni di questo condottiero cinese medievale che deve di fatto costruire... incanalare le piene dello Yangtze, che è questo fiume cinese che forse come l'omonimo gioco di Knizia, e voi sostanzialmente dovete costruire questi canali per arrivare fino al mare e quindi completare questa gigantesca opera di ingegneria civile, e allo stesso tempo dovete tenere a bada i barbari e i predoni che praticamente sabotano costantemente i predoni di Scizia chiaramente loro e costantemente questa opera facendo danni, attaccando i vostri
i vostri alleati, distruggendo villaggi, rubandovi le derrate alimentari e quant'altro. Rompendovi i coglioni, perché la maletta. Detta così, ok, ma in realtà la cosa straordinaria di questo gioco è, oltre a una meccanica totalmente euro, che farà super piacere ai più duri e puri di questo genere, che voi sapete, io non faccio parte di questa categoria, ma quando si riesce a fondere la precisione metronomica di questo gioco a livello meccanico con la storia e i twist che sono contenuti nel libretto narrativo, allora io mi devo togliere il cappello, le scarpe, i pantaloni, la felpa e ti arrestano per oltraggio e qualcuno cosa. E mi butto nella piscina di disagio, perché secondo me come questo connubio è riuscito in Legacy of Yu, io non l'ho mai visto. Cioè, non so se tu hai qualcosa che ti viene in mente, perché anche nei Legacy, anche in mille giochi narrativi che abbiamo fatto anche qui, non c'è questa incredibile capacità di modificare questo metronomo di meccanica con questi tocchi che ti danno invece sempre qualcosa di nuovo ed inaspettato, questi colpi di scena, queste cose che non possiamo, tra l'altro. Io per uno di quei colpi di scena ho perso malamente la partita, mi sono alzato arrabbiato in un modo. Però hai fatto una partita unica. È questo, quando voi giocate un gestionale di natura europea, non dirò German perché che non mi piace sta roba qua. Comunque, quando giocate questo tipo di giochi, voi affrontate un'esperienza che è molto meccanica, ed è una specie di rebus da risolvere. Voi cercate di essere o più veloci o più efficienti, o entrambe le cose, cercate di economizzare, eccetera. In Legacy of Yu siete costantemente sotto pressione da parte di questi barbari, e l'onda che avanza e cerca di distruggere quello che avete costruito. E allo stesso tempo c'è una storia pulsante sotto che cambia ogni volta. Alla fine di ogni partita, se vincete riceverete un malus e se perdete riceverete un bonus. Quindi anche quando perdete ci sono dei risvolti che vi cambiano la partita dopo. Avete voglia di vedere come funzionerà la nuova meccanica che vi hanno dato, oppure addirittura ci sono delle partite dove si innesta un meta, a me è successo, Ale, non so te, in cui voi volete far triggerare qualcosa anche a costo di perdere. Anche a costo di perdere, tipo voi andate lì. Dico il contadino e mi fermo. Lo metto fra virgolette, non so se Jack l'ha. Dopo ne parliamo se vuoi, però non voglio spoilerare assolutamente nulla. È uno spoiler free. Se volete confrontarvi anche con me rispetto alla vostra partita, io ancora due carte non le ho viste, due carte di sconfitta non le ho viste perché ho vinto 7-5. Io le ho viste in realtà quasi tutte. No, me ne manca una, me ne manca una. Manca solo quella della sconfitta. Per cui, se volete confrontarvi con gli spoiler, potete scrivermi in privato, però in questa sede, in questo episodio, io non parlerò di nessuno dei risvolti Legacy del gioco. Chiaramente il gioco è resettabile, e tra l'altro ha una capacità, un'economia di spazi, il setup e il teardown sono fantastici, il gioco si gioca in un'oretta e vi tiene lì dal primo all'ultimo turno. La scatolina ha tutti i settori dove mettere la roba per salvare. Una roba fatta bene, insomma. Fatta ancora meglio, secondo me, però... Lo story deck è pazzesco, pieno di sorprese, pieno di cose che vi modificano appunto questa meccanica che in realtà è totalmente euro, mega fredda, però in realtà continua a darti pressione, ti fa scoprire cose nuove. Quando leggi, ti prendi questi momenti in cui succedono queste cose, tu leggi e tu la storia, torni dal momento di fare i calcoli e rimetti tutto in gioco leggendo quello che sta succedendo, e a un certo punto dici no, non è possibile, come? E poi dici no, allora devo modificare la mia partita perché tutto quello che stavo facendo... E ti senti proprio come si sarebbe sentito Yu se avesse avuto quel tipo di sorprese, no? Sembra cioè... il meme di Spider-Man, Yu. No, è veramente... Ma una cosa però, questa storia, se tu la rigiochi un'altra volta, il canovaccio principale sarà sempre uguale. Il canovaccio principale cambia. Poi ci sono n cose che cambiano. Ci sono alcuni eventi che ti... Cioè, quanto è ramificata questa storia? Io non ho visto tanti eventi legati ai barbari, ad esempio, tanti non li ho visti.
Quindi se io dipende faccio una partita più verso i barbari, cioè non fai scelte, non fai mai scelte. Ah, non ci sono scelte, no, ok. Non fai mai scelte, ma quello che succede è determinato da un setup casuale, mm-hmm. quindi tu non sai con che ordine ti arrivano le cose. Sì. E c'è a un certo punto, quando ho vinto la quinta partita, la quarta partita, ovviamente è arrivata la carta sfiga. Cioè tu quando vinci dici, bello, ho vinto, sono 4-2 per me, e giri la carta della vittoria. La carta della vittoria ti fa leggere un capitoletto che ti racconta che cosa sta succedendo. Cosa è successo? Ma quella carta della vittoria potrebbe essere la prima, la seconda, la terza, la quarta, la sesta. Mm-hmm. Per cui tu non, in ogni campagna non sai quando arriverà quella carta lì. È chiaro che se fai 5 campagne poi ti ricordi a memoria tutto, ricordi cosa, ma non sai con che ordine arrivano. Cioè. E tutte le meccaniche che arrivano, non importa l'ordine con cui arrivano, funzionano tutte lo stesso insieme. Questo è notevole. Ok? Sì. Per cui in realtà tu a un certo punto, a me quella cosa che è capitata dopo che ho vinto la quarta partita, ho detto sinceramente, vabbè, io non vincerò mai più una partita di Legacy of You. Cioè, ho giocato con la morte nel cuore, poi ho vinto di nuovo e mi è arrivata un'altra sfiga, ho detto, vabbè, è finita. Infatti ne ho perso sempre più. Infatti ne ho perso una cosa veramente assurda di Legacy of You, è che a prescindere dalle sfighe, a prescindere da tutto quanto, tu non ti trovi mai in una condizione per cui sei a metà dei canali da realizzare e hai già perso. Tu arrivi sempre lì a giocartela, il modo in cui muovi, in cui arriva l'onda di piena, considerando che comunque loro ti aggiungono delle cose con le carte sfiga o le carte bonus, che in teoria dovrebbero favorirti o renderti tutto quanto più complicato, per cui dici, vabbè, la prossima partita non ce la farò, pure la prossima partita... Invece non è mai così, arrivi sempre a un niente. Anche limite. Perché magari devi essere bravo a gestire le parti, tu hai delle aree in cui puoi costruire tipo la fattoria piuttosto che l'avamposto, eccetera. Ma sono pochi, tu puoi costruire un sacco di roba. La capacità di capire cosa ti conviene costruire in quei pochi slot che hai, che sono le cose che ti servono per vincere. Quella roba lì, io ti dico, è veramente bellissima. Pensavo di aver trovato la formula vincente dopo una partita particolarmente brillante. In realtà la partita dopo ho dovuto rivedere tutta la mia strategia, perché erano successe delle cose o perché in realtà la mano di carta è diversa. Dipende che cittadini hai a disposizione. E quindi in realtà ci sono delle partite dove pompi tantissimo con un tipo di risorse e dici, vabbè, ma allora questo è il modo di vincere. Invece la partita dopo ti cambia, non è quella mano. Sì, certo. E quindi in realtà tu devi continuare, devi imparare a conoscere bene il gioco, devi imparare a essere bravo a resistere a quello che ti sta succedendo, e poi devi essere bravo il tempismo. Se gestisci quello, allora, perché il finale è un finale a escalation, ma in cui tu arrivi al picco della tua cioè la cosa che secondo me voleva dire Ale anche è che quando tu arrivi al picco della produzione, quindi produzione di risorse, cosa che come tutti conoscete tutti quanti, quando tu arrivi a questo picco, in realtà sei anche al picco della sfiga. Mm. Cioè tu arrivi a un momento in cui le due cose collimano. Le due cose, ed è l'ultimo turno. O tu o loro, ed è l'ultimo turno. E non c'è niente, cioè lì non c'è più niente. Cioè o lo risolvi lì o è finita. Anche l'ultima partita sul 6 pari, Ale, se vuoi raccontare senza spoilerare ovviamente. Senza spoilerare è difficile, perché in realtà c'è stato un discorso proprio di barbari, lì che stavo per perdere, per annichilito dai barbari che hanno occupato tutti gli slot di cittadini in alto della plancia. Poi Jack magari lo spiegherà in intervento. E avevo solo una possibilità, o riuscivo a completare l'ultimo frammento di canale in quel turno, l'avevo perso. Perché non solo devi fare l'ultimo canale, ma devi anche resistere all'ultimo assalto dei barbari, esatto, dopo che hai concluso. Quindi vuol dire non che è finita tu non finché puoi non è finita. Dire ok, finisco il canale e poi ciao. Fatta, no? No, perché i barbari ti swarmano. Tutto il turno dopo tu devi rimanere lì e tenere il fortino. E non è così facile. No, devi farlo nello stesso turno. Devi farlo nello stesso in turno, realtà, sì, perché sì. Il canale deve essere fatto... Però vabbè, non entriamo nel tecnico. Diciamo solo che, per riassumerlo... di fatto c'è questa fantastica escalation ogni partita che vi una porta escalation. A un finale veramente epico, che a volte quasi barbari, sempre a volte è la piena. Guarda, su 7 partite 2 volte ho vinto
con l'ultimo turno abbastanza tranquillo. Due volte. Questo sempre per i barbari, ho rischiato e ho perso. Due volte. E ho perso sempre. Ho perso per i barbari. Una volta sono stato inondato. Una volta una sono volta stato inondato. Anch'io una volta. Inondato. Però i barbari sono molto più. Sono molto più rognosi. Pericolosi, soprattutto perché la storia vi mette poi di fronte a dei barbari che non sono quelli dell'inizio della campagna. No. Cioè, voi iniziate pensando. Arriva il cugino da nord. Sì, ma se ne succedono di quanto. Guarda, per un gioco così. Così deterministico, così freddo, succedono delle cose incredibili. Un grande applauso, uno dei miei giochi dell'anno. Dopo averlo finito, forse l'avrei messo ancora più alto. L'ho tenuto sesto perché, ma forse secondo me sarebbe stato sicuramente in top 3 perché è stata un'esperienza bellissima da gamer. L'unico grande difetto di questo gioco è che purtroppo non sono riuscito a condividerlo con nessuno perché ero lì e quindi tu vivi sta roba epica e sei lì da solo e dici sulla sedia e dici adesso chiamo Ale, adesso chiamo Ale, gli scrivevo ed è l'unica roba che puoi fare, non puoi spoilerare, non quindi sei lì che tipo nella sedia della Silvia dico ho vinto la quarta partita. No, vabbè, scusa, torno in cucina, esulto da solo, mi fu una cicca fuori, guardo l'infinito, però è quello, quella è la roba brutta, perché purtroppo tu fai questa roba bellissima, ma non puoi... E nessuno lo saprà mai. Non puoi... Sì, puoi raccontarlo agli altri che l'hanno già fatto, ma in realtà, bro, cioè io non posso neanche raccontare tutto ad Ale, perché sicuramente lui non ha fatto delle robe sì, certo. Mie, per cui in realtà rischieremmo di spoilerarci le cose vicende. Beh, è rimasto poco, probabilmente che l'abbiamo visto quasi tutto. Esatto. Però ecco, devo dirvi che, vabbè, adesso vi racconto un po' più in dettaglio che cosa si fa, che cosa vi viene richiesto, anche se ovviamente a mezzo podcast è estremamente difficile, per cui vi farò veramente un'infarinata. Poi andatevi a vedere, so che c'è Flavio... Come dice Negrini ogni volta, è impossibile via podcast spiegare questa cosa, puoi spiegarlo. Beh, io chiaramente vi do... Si fa quel che si può. Vi do una versione per ascolto di quello che si fa, e poi se volete vedervi nel dettaglio, io so che c'è Flavio, il mio con la camicia, che ha fatto un video, non so esattamente, non l'ho visto, però so che Legacy so che esiste. Flavio. E lì vi vedete poi le meccaniche, poi magari non la pensa come me, fate 2+2, fatevi i vostri conti. Un alto, Ale, un basso fa un guaivo. Un tuo giudizio finale prima che mi lanci l'intervento. Che mi dispiace, non avevo messo in classifica di fine anno, ma avevo giocato un giorno, avevo fatto 3 partite, ma ho giocato un giorno solo e non me la sono sentita di metterlo perché mi sembrava ipocrita. Saggio Ale. Però ammetto, avessi avuto la possibilità di giocarlo tutto prima di fare la diretta di fine anno, in quella top 10 ci sarebbe sicuramente stato Legacy of Fury. Bene ragazzi, dai, si parte. E vediamo un po' nel dettaglio come funziona questo Legacy of Fury. Ricordo che al termine di questo piccolo inciso ci saranno i commenti miei e di Ale. Allora, Legacy of Fury è un gioco a campagna. Va giocato finché non vincete o perdete 7 partite. Al termine di ogni partita vi sarà data una carta vittoria o una carta sconfitta. Le carte sconfitta vi aiuteranno nelle partite successive. Le carte vittoria vi daranno dei malus nelle partite successive. E la conseguenza stupenda del gioco è che quando arriverete a vincere l'ultima volta, la settima, avrete sconfitto il gioco nella sua modalità più difficile. Quindi è un modo geniale per farvi incrementare la difficoltà del gioco, per farvi diventare sempre più bravi e per testare anche la vostra costanza e la vostra capacità di adattamento a meccaniche leggermente sempre un po' più evolute e diverse. Un gioco Legacy veramente straordinariamente riuscito a livello meccanico. Ma andiamo con ordine. Allora, all'inizio della partita, il vostro obiettivo, all'inizio di ogni singola partita, il vostro obiettivo è terminare i pezzi di canale che vanno da sinistra a destra nella track che trovate sul piccolo ma ben congegnato tabellone. Ogni turno potete costruire al massimo un pezzo di canale, spendendo delle risorse via via sempre maggiori, man mano che vi avvicinate al termine, ma fidatevi di me, non costruirete mai un pezzo di canale a turno. E tutto il gioco si svolge attraverso questa danza che fate con il motore appunto meccanico di Legacy of Fury, in cui voi costruite un pezzo, cercate di limitare i danni dal punto di vista degli attacchi dei barbari, cercate di accumulare un po' di risorse, poi le rispendete il turno successivo e via così alternando i turni finché arriverete
al generalmente fantastico turno finale in cui veramente dovete fare tutto, perché altrimenti la pressione o dell'onda di piena che vi insegue man mano che costruite il canale, oppure dei barbari che arrivano dalla parte opposta del tabellone, sarà troppo elevata e vi ritroverete senza risorse e sconfitti. La sconfitta, perché abbiamo detto l'obiettivo è quello, la sconfitta arriva in due modi: o sostanzialmente l'onda di piena vi raggiunge, il che vuol dire che non siete riusciti a costruire abbastanza in fretta il canale, per cui c'è una meccanica splendida con cui questa onda avanza, e vi dico solo che, non entro nel dettaglio, vi dico solo che è estremamente ben riuscita e molto interessante anche a livello di game design. E l'altro modo in cui potete perdere è il modo che succede più spesso, cioè quando voi avete l'intera plancia, tutti gli slot che si trovano dalla parte opposta del tabellone completamente occupati dai barbari. In quel momento significa che le forze, appunto, avversarie vi hanno completamente circondato, vi hanno sopraffatto, la partita è persa. E a seconda di come perdete, il gioco prende anche una direzione diversa ogni singola partita. Vi vengono dati, succedono cose un po' diverse, vi vengono date cose diverse poi nelle partite successive. Per cui anche per questo motivo è rarissimo che due campagne di Legacy of Yu abbiano lo stesso identico svolgimento. Anche perché le carte vittoria e sconfitta vengono mescolate casualmente all'inizio di ogni campagna, per cui il timing con cui le cose escono è sempre diverso e crea delle sinergie sempre diverse ogni volta che ricominciate una campagna. Ed è per questo che, come dicevo anche prima con Ale, vi viene voglia di riprovare, di vedere come si combinano sia i bonus sia i malus. Detto questo, torniamo a noi. Quindi onda di piena oppure barbari. I barbari arrivano dal loro mazzo in gioco in maniera ovviamente sempre maggiore man mano che vi avvicinate alla fine di questo canale, e tutta la progressione di costruzione del canale fa sì che vi si aprano nuovi spot per costruire gli edifici che vi servono per migliorare il vostro motore di gioco, migliorare il vostro motore produttivo. Avete proprio più possibilità di trading, quindi iniziate ad avere, vi si apre il gioco proprio in maniera esponenziale, vi arrivano più cose da gestire, vi arrivano maggiori possibilità di scambiare risorse, trasformare risorse, vi arrivano più barbari da affrontare, quindi c'è questa fantastica, questo fantastico rapporto tra quello che potete fare e quello che dovete fare. Perché dovete farlo, altrimenti perdete, perché i barbari poi arrivano e ogni barbaro ha una piccola condizione, può essere o sconfitto oppure potete tenerlo sulla plancia e cercare di gestirlo dandogli dei tributi, e questi tributi sono proprio, diciamo, in termini di risorse potete decidere, ma è una specie di drenaggio di risorse, per cui voi vi ritrovate magari questi turni di raccolta molto ricchi in cui avete un sacco di cose da spendere, da trasformare, eccetera, e poi arrivano inevitabilmente i barbari, vi tolgono quei due legnetti che vi servono per fare la costruzione che vi serve poi per prendere quel bonus, eccetera. Quindi un equilibrio, un ritmo fantastico che si sviluppa di turno in turno e che cresce di complessità man mano che la partita va avanti. Non c'è molto altro da spiegare senza entrare in dettagli tecnici che onestamente non trovo adeguati a questo mezzo podcast. Io credo che più o meno vi ho dato di avervi dato un'infarinata. Vediamo adesso come il gameplay si interlaccia con i capitoli del libro e come il libro influenza poi il vostro gameplay. Durante tutta la campagna, durante ogni partita, ci saranno delle carte che, una volta risolte, vi permetteranno di leggere il corrispondente capitolo sul libretto. Quel capitolo sul libretto avrà sicuramente delle conseguenze che rimarranno in plancia
poco, medio o fino alla fine della campagna. Per cui ogni volta che andate a leggere succede qualcosa di interessante che vi cambia un po' il meta, che vi cambia un po' le priorità. Ci sono state delle partite perse perché per eliminare un certo tipo di minaccia che era arrivata la partita prima ho dovuto stravolgere completamente il mio gameplay per riuscire ad affrontare quella esatta cosa per non averla più tra i piedi nelle partite successive, del tipo ok, devo fare quella roba lì e quello che succede succede, poi se perdo la partita la perdo, amen, ma non avrò più da affrontare quella cosa lì che meccanicamente mi mette i bastoni fra le ruote per fare determinate cose. Per cui ripeto, è proprio meta, cioè voi avete all'interno della gestione totale della campagna avete delle scelte da prendere che magari a breve termine vi danneggiano, ma poi in ottica campagna, in ottica di arrivare a quelle 7 vittorie, vi aiuterà. Sono cose che dovete decidere voi man mano che la campagna va avanti. Non si tratta di buttare nel cestino la partita, si tratta di cambiare il modo in cui giocate. Questa è la cosa bella, perché non è il classico gestionale dove scriptato, dove entro e devo c'è l'apertura fissa perché senza quell'apertura poi non ho il motore, bla bla bla. No, no, qui dovete stare molto attenti a quello che succede a livello di storia, perché altrimenti non ci state dietro. Ci sono anche dei bonus che mi hanno radicalmente cambiato il modo di giocare. Inoltre il mazzo dei Townsfolk, quello che ogni turno vi dà delle risorse variabili, perché voi pescate 4 carte e ognuna di queste 4 carte vi potrebbe dare cose diverse o cose uguali, eccetera. Anche quello va gestito in maniera molto molto attenta e anche quello vi cambia all'interno della campagna con l'aggiunta di nuovi personaggi, l'aggiunta di nuovi poteri, eccetera. Così come cambia il mazzo da cui pescate i barbari. All'inizio i barbari sono tutti abbastanza uguali, cambia poco all'interno, sia per il modo di sconfiggerli, cioè spendere lavoratori specializzati, diciamo, sia per il modo in cui potete tenerli lì e pagarli e non, diciamo, ovviamente vi drenano risorse, però potete gestirli perché non potete uccidere tutti i barbari tutti i turni, è impossibile in questo gioco qua. È sempre una gestione anche quella, no? Ok, uccido quello che mi fa molto male, ok, a cui devo pagare un tributo particolarmente salato, ma gli altri li posso gestire e li pago con le risorse e fine, ok? Non esiste che non potete pagare un barbaro, perché se così fosse avete perso la partita, perché di fatto avete finito le carte, ma questo, ripeto, è un dettaglio tecnico che interessa poco, quindi non potete scegliere di dire ah beh, io ho finito i legnetti, non posso pagare, no, perché lo pagherete in termini di carte e poi se finite le carte perdete. Per cui da una parte o dall'altra i barbari vogliono, esigono il loro tributo, non potete tirarvi indietro. Quindi anche questo mazzo barbari, dicevamo, parte in maniera abbastanza omogenea, tutti i barbari hanno la stessa condizione di sconfitta, tutti i barbari hanno più o meno un tributo che cambia, ma è sempre quello, un legnetto o un mattone, oppure, non so, le conchiglie che sono un po' le monete, okay, della partita. Poi però, all'interno del mazzo barbari, ci sono dei barbari che, quando vengono sconfitti, vi fanno leggere un pezzetto di libro. E voi dite, ok, va bene, leggiamo questo pezzetto di libro. E lì succedono cose che non posso dire. E il mazzo dei barbari man mano si modifica, vincete una partita, bravissimi, il mazzo, succedono delle cose a livello di barbari, per cui arrivano dei nuovi barbari più forti, più arrabbiati, più difficili da corrompere. Il fratello del capo, gli avete ucciso quello? Ah bene, assettato di vendetta, barbaro potentissimo nascosto nel mazzo. Anche i barbari cominciano ad avere una loro variabilità. Il vostro meta comincia a cambiare. Se all'inizio potevate pianificare tranquillamente, più o meno tranquillamente, quello che stava per succedere, adesso invece dovete stare più attenti. Le vostre priorità cambiano. I barbari, man mano che avanzano, diventano sempre meno costosi da affrontare e da sconfiggere. E quindi, le prime partite, semplicemente prendete i primi barbari della fila, sono i più facili da fare, li fate in ordine, bovinamente in ordine, ok?
Dopo, no, dopo dovete andare a spendere più risorse per andare in fondo alla fila a prendere quelli che vi costano di più, perché se no, se li lasciate vivi, il loro tributo sarà insostenibile e vi porterà a perdere la partita più velocemente, oppure vi farà danni, per cui dovete decidere ogni turno che cosa vi conviene fare. Una gestione appunto della minaccia straordinaria, un gioco che, perché ripeto, in ogni solitario che si rispetti di questo peso, la minaccia ci deve essere qualcosa che vi spinge e che vi mette in crisi, che vi costringe a fare delle scelte veramente veramente sentite, importanti e chiave nel corso dello svolgimento del gameplay. Per cui il libro come continuo stimolo a fare cose nuove, a fare cose in modo diverso, a reinventare le vostre opzioni, a reinventare la vostra tattica. Come le due cose sono legate è il vero motivo per cui Legacy of Yu è un gioco secondo me straordinario, e lo intendo nel termine proprio più letterale possibile, fuori dall'ordinario, perché non è né l'avventura intesa in modo narrativo, puramente narrativo, che vi guida e vi porta a fare delle scelte vi porta in campi aperti di soluzioni che poi in realtà sono semplicemente rami della storia, e nemmeno vi tiene legati a un concetto di gioco puramente gestionale da affrontare con determinate meta regole, per cui se no sei subottimale rispetto alla resa. No, è un gioco che fonde queste due cose qui, taglia le gambe alle parti più noiose di entrambi i mondi, di entrambi questi diciamo aspetti del gioco da tavolo, e vi porta dentro con sé in una storia pazzesca che vi fa trionfare o vi farà perdere alla fine. A livello di difficoltà vi posso dire tranquillamente che il gioco ha una cosa bellissima. Il manuale dice: Legacy of Yu non ha partite di prova, voi non potete fare la partita di prova, la vostra prima partita è la prima partita della campagna, non c'è rollback perché non riuscite fisicamente a fare rollback. Per cui perderete la prima partita, di solito è una partita, è uno dei pochi giochi dove ho visto il tutorial è abbastanza, vi avvia abbastanza facilmente verso la sconfitta. Ma questo non è un problema, perché come detto vi arriverà una carta che vi aiuta poi. Anzi, meglio così, meglio perdere la prima in modo da riuscire a capire bene come funziona il tutto. Due piccoli appunti prima di chiudere, perché ormai sono a un quarto d'ora di spiegazione e credo che sia sufficiente per avervi fatto fare un'idea. Quindi la difficoltà è molto alta all'inizio, stabile verso la fine e poi molto variabile nella fine della campagna. Però quando arrivate dopo 10-12 partite siete veramente nel Matrix. Credo che sia difficile perdere la settima partita. Cioè, il gioco vi tira per la giacchetta e vi equilibra. Il primo giro, se vincete 7-3, siete già molto forti, molto molto bravi, vi tiro giù il cappello. Io ho vinto 7-5, lei ha vinto 7-6, siamo lì, dipende anche dalle circostanze, c'è una certa dose di aleatorietà, per cui va benissimo. Io credo che la media dei giocatori sul 7-5, 7-6, 7-4 dovrebbe farcela abbastanza tranquillamente. Secondo me, nonostante, ripeto, un inizio che potrebbe rivelarsi piuttosto piuttosto difficile, soprattutto per chi non ha magari tantissima esperienza nei gestionali. Ma non vi preoccupate, potete comunque ricominciare la campagna, potete comunque riprovarci, posto che se perdete le prime 4 partite di fila, iniziate la quinta con talmente tanti bonus che diventa anche un po' difficile perdere, non so come dire, il gioco ha questa tendenza, ripeto, per l'ennesima volta, a equilibrare il giocatore nei confronti di quello che succede all'interno del gioco. Due piccoli appunti, dicevo, il primo riguarda la parte di
tra virgolette, attenzione richiesta. È molto molto importante che ogni fase di mantenimento tra un turno e l'altro venga eseguita con rigore svizzerissimo, perché in questo gioco qua anche una piccola risorsa in più presa due volte o non presa per dimenticanza può cambiare radicalmente le sorti della partita, soprattutto a fine, nel finale. Nel finale dovete stare veramente attenti, vi gira per le mani tanta roba, vi girano per le mani tanti lavoratori specializzati e non, dovete essere molto 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 precisi, mi raccomando, è una cosa che sottolineo perché un paio di volte mi sono trovato in crisi, soprattutto a inizio campagna dove ero meno abituato, ho preso questa cosa o non l'ho presa? L'ho già presa? L'ho già presa? L'ho già presa, ne avevo una, ne avevo due. Questa roba potrebbe succedere, dovete stare molto attenti. E la seconda cosa, come detto, come dirò, è il fatto che questa bellissima esperienza di gaming, questo straordinario Legacy of Yu, può essere giocato solo in solo e non c'è neanche la possibilità, non so, come in certi narrativi o come in Galzir, di giocare in due per bene o male, come dire, condividere un po' la cosa. È un true, real, vero, hardcore solo. Come se non ne ho mai visti, perché questo livello di gioco gestionale con questo livello di narrativa fuso insieme li ho visti veramente raramente nel gioco da tavolo e mai in un solitario. Però ecco, potete confrontarvi con i vostri amici che hanno finito la campagna, ma anche in quel caso ci sono comunque delle cose che loro non hanno visto o hanno visto in maniera diversa da voi, perché il timing nella campagna è stato cambiato e non è quello che avete fatto voi, una cosa che avete trovato terribile per voi, l'altro magari l'ha vista late, oppure grazie a varie cose, grazie a vari bonus che aveva già accumulato, non gli è pesata più di tanto, per cui le cose sono, che avete vissuto sono totalmente uniche, nel bene o nel male. Secondo me è una piccola limitazione a quello che sarebbe altrimenti un titolo veramente, veramente eccezionale sotto ogni punto di vista. Legacy of Yu, torniamo un attimo con gli altri a chiudere l'intervento. Eccoci qua, ragazzi, siamo giunti ai saluti finali. Credo che abbiamo detto e dato tutto anche questa settimana. È stato detto tutto. Siete pronti ai D&G, ragazzi? Certo. Bene, Sì, ci sono già stati. Siamo già sembra parossistico, ma al momento in cui stiamo registrando, i ragazzi devono ancora partire. Quindi, vabbè. Chiudiamo, saluto da Jack. Una domanda? Una Mac, grazie amici, come sempre. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao!